Buongiorno, buongiorno a tutti, salve, 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 buongiorno Dave, buongiorno Scoia e grazie mille per il piccione che mi hai mandato, troppo bello. Ciao 21 Trunks, Barbara, Stella, buongiorno moderatori, Stefano, bonjour, bonjour, bonjour a tutti, bonjour, ciao PGN, salve, salve. Allora, a parte che sta Alfa 6000 mi sta dando fastidio, mo la defenestro proprio in maniera totale, a tutto il mondo. Si sente la musica? Si sente? Chi lo sa? Allora, un paio di cose. Oggi è una di quelle giornate. Si vede che è lunedì, tipo. Oggi è una di quelle giornate che iniziano col piede storto. Tenete presente quando proprio voi vi mettete là, no, di impegno e tutto così, però ci sono delle casualità che vi portano tipo a sfaciolà durante la giornata. E oggi è una giornata di quelle, perché a parte che sto tipo tutta rotta qua sotto, voi forse non vedete perché ho mascherato un pochino con il fondotinta, sto praticamente tutta rotta qua e qua. Cioè, io davvero proprio, boh, non mi è mai capitato nella mia vita mai una cosa del genere. Cioè, non lo so, sarà che io ho passato quelle settimane dove, ciao Giuse, quelle settimane dove praticamente ero raffreddata così, quindi magari il naso, io già stavo rotta col naso sotto perché stessa soffiava. Il problema è che ieri mattina io mi sono alzata con tutta sta parte rotta. Guardate, solo che ci passo, guardate, cioè io, incredibile, cioè è da vergogna questa cosa. No, non è sangue, è proprio carne viva da fuori. Non lo so, sfogo da mascherina, mi venuto l'anno scorso. No raga, impossibile, cioè guardate qua, è una cosa esagerata, vabbè. E quindi non lo so, connettivina e crema e quello, quella non mi passa. Ovvio che secondo me, mettendoci il fondotinta sopra, non risolvo molta situazione. Addossa, copriti, porca miseria, copriti. No, ma io non c'ho il raffreddore, lo sfregamento da fazzoletti. È in ritardo di 3 settimane, però. Perché ho avuto il raffreddore, cioè, circa 2-3 settimane fa, non ora. No, non è colpa del septum, non c'entra niente il septum. Veramente non c'entra nulla, oh, tengo da più di un anno sto cioè, veramente non c'entra niente. Stesso a che soffiavo il naso, così, secondo me la pelle è diventata io poi sono delicatissima, è diventata molto sensibile. È bastato un po' di freddo sabato sera che poi domenica mattina mi sono alzata, ieri mattina mi sono alzata, ho tutto sto sfogo in faccia. E quindi vabbè, poi altra cosa, ieri non sono andata in live, ragazzi, avevo bisogno di riposare. Io quando arrivo a fine mese, traiardo, faccio tutto quanto così, poi mi rendo conto che il mio fisico dice no Anna, io non ce la faccio più. Cioè, infatti mi sto alzando ogni mattina, stranamente, vabbè, forse mentre dormivi ti sei graffiata, sì, perché io mi diverto a graffiarmi, cioè, ma vabbè, comunque, mi diverto a sgraffiarmi in faccia, ma sai, pure quando soffrivo di lievi trombosi mi facevo da sola i lividi addosso il corpo. C'è stato pure un medico che ha detto così, ha detto non è che durante la notte ti fai del male. Pensate un attimo che medico. Però ok, poi meno male che ho acchiappato uno buono. E niente, io arrivo a fine mese che non ce la faccio più. Io ieri avevo l'esigenza proprio di prendermi una giornata per me. Tant'è vero che sono andata alla mostra Inferno a Roma, alle scuderie del Quirinale, con Lucilla e con Veronica, che è la fidanzata del Trono del Mori di Filippo. E ci siamo divertite, è stata una bella mostra. Non sublime, ma comunque una bella mostra interessante. Era l'ultima giornata. Ho detto no, ma oggi mi prendo una giornata per me, perché ultimamente sto veramente... Allora, esco forse una volta a settimana, non ho un po' di tempo per riposarmi per bene, per dire mo adesso oggi mi metto a vegetare sul letto, a guardarmi una serie, una cosa così. Io non ce l'ho più sto tempo. Il Trono del Muro è troppo forte. Sì, hai voglia. E niente, e comunque io ieri ho sentito l'esigenza di prendermi una giornata per me stessa. Tra l'altro, Valentina, fatti dire pubblicamente che ti stanno benissimo i capelli verdi, veramente ti stanno troppo bene.
Era un'ipotesi, una volta mi ero svegliato con il ginocchio rosso, forse avevo sbattuto con il muro. Vabbè, Nate, io non lo so tu che fai mentre dormi, io non c'ho nessun muro a fianco, quindi no, credo che sia diventata la pelle sensibile, un po' di freddo, è andata così, sto sfogo. Vabbè, comunque, proprio oggi, guardate, proprio oggi che tengo il format mensile. Fatto benissimo a riposarti, un giorno di pausa a settimana ci vuole secondo me, no raga, mo o mi prendo un giorno a settimana oppure riformulo gli orari, perché io sto notando che mi sto ammazzando, veramente, cioè va benissimo lavorare tutto quanto, alzare l'asticella, quello che volete, però io mi sto decimando. Infatti ne stavo parlando ieri con Veronica appunto, e lei ha detto, oh, beh ma vai in live da mezzogiorno e mezza alle 15, oggi ho fatto pure un po' di ritardo, spiego perché, dai, sì, però poi tutti i giorni dalle 17:30 alle 21 pure vado in live. Te. Martin Luther King, Burger King con chi salta la palestra, dice 5 bat. C'è un utente che si chiama Martin Burger King, figurati 5 bat. Due live al giorno sono troppe a me, lo so ragazzi, o riduco gli orari un pochino, tolgo un'oretta la mattina e un'oretta il pomeriggio, magari, non lo so, oppure mo vedo un attimo, devo riformulare. La domenica e sabato ti suggerisco di non fare live. Impossibile sabato e domenica, Galua, non è possibile. Non è possibile proprio, non fai live. No, ma a me la live del sabato mattina non mi crea danni. Però, cioè, guardate qua, con me da fastidio. L'ennesimo scam stamattina invece, boh, mi sono alzata presto, tutto quanto così, mi sono messa a cercare le cose di oggi, di cui parleremo. Fine settimana direi riposo, se... tutto quanto, dico, boh, me vado a fare una bella doccia e shampoo, così magari, ciao figa official, la figa official, sei bellissima, ma quando sono bella, guarda che c'ho in faccia, guarda tutto rotto, mi metto là l'acqua calda che non scende, quindi io mi sono fatta doccia e shampoo con l'acqua fredda, cioè era lievemente tiepida. E detta beh, ma si tonicizza, magari mi sveglia, così, no, ma puzzato lo frid, proprio una maniera assurda, ma l'ho voluta prendere con filosofia, così, invece no, sono stata male, sono uscita dalla doccia tremolante, detto vabbè, vado ad asciugarmi i capelli, tutto quanto, tutto a posto, sembra perfetto, vado a mettere la piastra all'improvviso mi scoppia il... diciamo il cavetto, così, e infatti, cioè, guardate qua come sto coi capelli, cioè sono riuscita a piastrare solo quelli di sopra, ma meno male, meno male, cioè ho detto, porca miseria, ma oggi veramente è una cosa esagerata, cioè non si capisce, mentre architettavo, facevo roba varia, così piglia e mi cade lo specchio per terra. Detto vabbè, devo pagare un pegno molto probabilmente, meno male che c'ho un'altra piastra di riserva, che la piastra serve sempre, tranquilla, sto valutando di cambiare nick, non voglio mettere a disagio gli streamer quando mi salutano, no non lo cambiare, è bellissimo la figa official, non lo cambiare, è troppo bello, no, non devi permettere la figa official, per carità, e quindi oggi... Mi sa che è una di quelle giornate dove appunto mi devo aspettare di tutto. E speriamo che oggi vada tutto bene, perché oggi pomeriggio io attacco alle 17, prossima gita a Lourdes, raga, ma mica solo Lourdes, ci dobbiamo fare tutto, pur me giù, tutto quanto, nessuno tocchi la figa, esatto, Draven, cioè non si permetta la figa official, ma tipo non riesci a farti la piega liscia con la spazzola e phon, ci metto 40 anni e in più io ho una difficoltà con questa mano qua, perché ci ho provato. Che io sono stata operata ai tendini. Io di solito quando facevo spazzola e phon utilizzavo questa mano qua. Ora io ho dei movimenti limitati con questa mano e quindi è una cosa che non potrò fare più da sola. E quindi niente, a parte ci metto un botto. Si guarda ma non si tocca, bravissimo. La figo posso capire un attimo se sei maschio o femmina? Per capire, uomo, donna, per capire un attimo come mi rivolgermi a te. Organizziamo un pullman per Lourdes. Sì, ragazzi, andiamo a Pompei a piedi, andiamo a Lourdes, andiamo a Medjugorje, facciamo una sub goal dove poi all'improvviso ci organizziamo tutti quanti, ci andiamo a fare una gita scolastica live IRL a Medjugorje. Secondo me spaccherei.
ma perché saresti riccia? No, manco, magari riccia, riccia solo quando mi asciughi i capelli un po' così, prendendoli per strizzando, facendo al naturale peraltro, quindi una cosa che io devo aspettare durante la giornata, non è che mi posso asciugare col phon. Se li asciugo col phon vengono vaporosi e così vengono, cioè guarda così. Non è riccio, è ondulato, dipende, quelli più sotto sono ondulati e quelli sopra sono gonfi, basta. Cioè proprio, pensavo un pullman per la figa, ragazzi state così inguaiati, ma per ricercare la figa vogliamo organizzare pure per quello della figa. Cioè lo facciamo, sono dalla pancia in su un uomo, dalla pancia in giù donna, perfetto, perfetto. Mi devo rivolgere a te col maschile o col femminile, voglio sapere solo questo. Vado a Međugorje a trovare Paolo live IRL con Paolo Brosio a Međugorje. Secondo me, io oggettivamente inguaiato, greve, greve, raga, se c'è qualcuno che ha bisogno di, non lo so, che è scomparso pure, guardate, io non ritrovo più le cose, ma addossà, i viewers addossanno, tesori, cioè, ma è possibile mai che uno può deve andare, ma come, something went wrong? Ma perché mi scamma? Ma perché mi scamma OBS? Ma uno deve iniziare così la giornata? Ma veramente? Ciao Felix. Something went terribly wrong. Ma proprio l'ansia. Ma poi peraltro, scusatemi. Fino a prima è andato. Fino a prima è andato che io mi sono messa a settare tutto. Com'è possibile? Ma sto scammer di merda. Vabbè, vaffanculo Streamlabs, vaffanculo. Ciao Giampiero Scarpati, buongiorno, buon pomeriggio, altro che buongiorno. Buongiorno quando attacca a mezzogiorno e mezzo. No, oggi. Vabbè, comunque, oggi pomeriggio, io attacco alle 17.30, ma dalle 18 in poi c'è il format mensile che avete sbloccato, ovvero Unanimous. E saranno ospiti, se volete sapere che cosa sia Unanimous, punto esclamativo format, e vi escono tutte le informazioni. Saranno ospiti il Delmo, Joe, Ciocobina, Nashira, Meliador e Simone Santoro e Dudubbi. Sono queste le sei persone che faranno parte di questo primo format mensile chiamato Unanimous. È uno dei tanti game show, ho chiamato questo pacchetto game show, è uno dei tanti format che vorrei proporre una volta al mese, riscattabili con una sub goal. Praticamente che cos'è Unanimous? Grazie, avete fatto punto esclamativo format. È tratto da un programma televisivo che andava in onda su Canale 5, e peraltro Shamba, grazie per i 100 bits, ma che è? Oggi scusate, non arrivano gli alert perché Streamlabs è vuoto, eccolo qua, è vuotissimo, cioè si è capito. Comunque grazie mille Shamba, stai pagando la tua crescita organica, Anna. Guarda, ma sento tutta quanta sulla pelle e sulle ossa. Fake Television, ciao, buongiorno. Ah, ecco, mi sembra che si sia degnato di funzionare. Aspettate un attimo, vediamo un secondo. No, ha detto così, ha detto no, basta. Anna, cioè, non ce l'ho un buco, cioè, tipo così, no? Ha detto così. Grazie mille, grazie, che gentile. Grazie, che gentile. E vabbè, comunque, vediamo un attimo se riesco. No, Streamlabs oggi si mette... Ciao, Zucchina Lucana. Buongiorno. No, oggi Streamlabs si è messo in sciopero, ragazzi. È pausa pure per Streamlabs. Abbiate pietà, vi voglio bene. Non escono gli alert, non ci capite perché non si vedono i viewers. Si vede tutto sempre con terribly wrong, ma vaffanculo. No, non lo cambiare la figa, non lo cambia. Becchino, ciao, ma come Becchi? Io voglio capire una cosa, tu fai tutta la persona, amo Anna da una camper 2 e poi ti sei followato solo ora. Ma non ti pigli vergogna? Mi amo, subito io vado a dire a Martina e Fabio, cioè non è normale, Becchino official, non si fa, sei da Bruiser? Sì, sono da Bruiser. Ci vuoi vedere la maglietta che addossa al volo? No, ragazzi, è una magliettina normalissima, così, con, se vede pure Avance, qua, è normale, normalissima maglietta. OBS, presa, 2 mesi fa, a novembre, e addio. Da Gaia Clerici, l'ho pigliata da Gaia Clerici, la maglia.
Comunque, oggi pomeriggio quindi ci saranno sei ospiti, sei streamer che dovranno battersi per ottenere questo premio, che è una Twitch gift card da 50 euro. Dato che sono tutti quanti streamer, io penso che comunque sia un regalo apprezzato, perché comunque... eventualmente, se dovesse vincere uno di loro, potrà gestire come vuole questi 50 euro in Twitch. Dato che tutti quanti sono streamer, possono anche decidere di regalarsi, non lo so, 50 euro di bits, 50 euro di sub, oppure per esempio, non lo so, c'è qualcuno che dice vabbè, io me ne piglio 25, magari quelle altre le investirò donandole a qualcun altro, cioè... Ah, ok, Nade, va bene. Quindi, però il format in cosa consiste? Questi sei streamer dovranno convincere gli altri streamer che chi è più meritevole nell'ottenere questo premio. Quindi tutti quanti dovranno spiegare perché dovrebbero meritare questo premio. È un gioco un po' infame, ragazzi, perché tra le domande ci stanno pure domande del tipo a chi non daresti questo premio. Quindi preparatevi, perché comunque oggi ci sarà da ridere. Poi ci sono dei top argomentatori come Meliador, come pure Dudubi, ma anche Delmo e tutti gli altri non scherzano, eh. E quindi sarà molto carino vedere come si svilupperà questo. Quindi la buttiamo sulla Goliardi e sul Best of. Dai, PGE, sì. Ciao Alessandro, buongiorno. Io la regalerei ad Omi subito, Galua, subito. Giuro che l'avevo messo, non so come mai l'avevo tolto. Ma ogni tanto lo fa Twitch, becchino, tranquilla, se vuoi ti posso aiutare a dissare Martina. Ok, allora lo possiamo fare. No, quantomeno devi pagare un pegno mo adesso, becchino. Vabbè, dissiamo Martina, se proprio vogliamo fare, dissiamo Martina. Fabio, non si può fare? No, forse è meglio Martina, forse a me mi diverte di più. e quindi, guerra tra i poveri, quindi... chi lo sa, io ho segnato, ragazzi, pochissime domande, perché ieri mi sono messa a fare questo. Ho segnato veramente tipo sei step da seguire, durerà un'ora e mezza. Perché poi in realtà il premio come si raggiungerà? Quando tutti quanti all'unanimità decideranno a chi dare il premio. Se non si mettono d'accordo, il premio non andrà a nessuno, proprio come prevedeva Unanimous, il programma che andava in onda su Canale 5. Peraltro mi ricordo che era condotto da Maria De Filippi, quindi chapeau. Cioè, e quindi vabbè, si dà il caso che quindi oggi ci sarà una guerra dialettica e di convincimento rispetto agli altri. Se tutti quanti raggiungeranno l'unanimità a chi dare il premio, vuol dire che il premio verrà riscattato da quella persona scelta, o altrimenti basterà soltanto una persona che sarà contro a questa donazione, a questo premio, a chi dare questo premio, che il premio non verrà riscattato, proprio come prevedeva il format televisivo. Buon pomeriggio, ora lo vedete il mio messaggio, mi snobbate ancora? No, Andrea Ramos, ma addossavi, che io non ho letto, addossavi, io non ti ho... Ah, ecco, mi sa che mi devo ansabbare per ricevere il saluto di Anna, visto che ancora non mi ha salutato. Ragazzi, vi voglio bene, per cortesia, questa è la quarta persona che nel giro di una settimana mi viene a dire: Anna, ma come mai non mi leggi? Anna, ma come mai così? Anna, va, pigliate sul personale. Attenzione, ragazzi miei, all'inizio mi viene difficile, se devo spiegare, devo fare, vi devo aggiornare, eccetera eccetera. Ci sono tanti messaggi che sto giampando, Andrea, non te la piglia sul personale, per cortesia. E poi non mi venite a dire no, ma dai, scherzavo, perché, cioè, capite, Anna mi maltratta sempre, vaffanculo Ned, vedi, ti maltratto sempre. Oh, Anna, tranquilla, non mi offendo se non mi le... No, ma cioè, è difficile leggere tutti i messaggi appena li spammate così. Cioè, capì? Appena li mettete. Pur soprattutto se sto spiegando una cosa e voglio mantenere almeno un filo logico. Cioè, non me la pigliate. Anna ci rimane male. È certo che ci resto male, raga. È certo che ci resto male. Non con tranquillità, ragazzi. Cioè, ma fate venire l'ansia, porca miseria. No, raga, è una cosa incredibile, ultimamente non lo so perché non... Saretta, grazie mille per l'abbonamento. Tu, tu, ru, ru, tu, tu, ru, ru.
oggi li faccio io. Chiara, Saretta e Chiara, grazie mille per gli abbonamenti. Non mi parte Streamlabs, oggi Streamlabs, cioè proprio così. Valentina, eccola subito con il Hype Train. Aspettate, la faccio io. Buongiorno Anna, cosa mi sono persa? Oggi ferie, posso seguire? Grazie Saretta, grazie mille, grazie. Tururu Chiara, di nuovo, ciao Anna, ciao Chiaretta. Grazie, grazie mille a tutte e due per la sub, grazie mille e Valentina, grazie mille per i 100 bits, grazie, facciamo una cosa, non si chiedono le sub, attenzione, facciamo una cosa, andiamo a fare la prima cringiata della settimana, se vuoi ti faccio la voce da bot. Mi farebbe piacere in questo momento. E andiamo. Grazie mille. Che gentile che sei. Siete bellissimi. Che belli che siete. Grazie mille. Mi ha fatto concludere il livello numero uno. Che gentile Milly, che gentile Chiara, che gentile Valentina. Grazie mille. Milly, Chiara, Saretta, Valentina. Siete ragazzi miei. Siete bellissimi, siete bellissimi, siete bellissimi. Frenny, ciao, Frenny, bonjour, buon pomeriggio. Grazie piccola, ma vedo molto per Valentina, non so perché. Quindi Valentina, grazie piccola per aver fatto partire l'hype train. Ormai Valentina è capotren, non c'è niente da fare. Valentina Sagumman, non si può, puoi usare solo la violenza. No, ci dissociamo, scoia, massa. Assolutamente, cioè, ci dissociamo dalla violenza fisica, verbale, tutto quello che ci sta. Allora, ho fatto appena in tempo che tra poco devo andare in cucina a fare l'ancella del patriarcato. Brava Valentina, mi raccomando, sì donna, cioè cucina qualcosa di buono per il tuo boys. Che una vera ancella del patriarcato non cucina per se stessa, ma cucina per il proprio uomo. Sempre vera donna, esatto, bravissima. Domanda, ma che colore sono i tuoi capelli? Sarò daltonico, ma non riesco a capire. Cioè, questi capelli qua sarebbero un arancio con delle striature un po' più fluo sotto, però, perché questo si chiama capello scolorito. Ho perso... ma tanto tra poco, ragazzi, mi rivedrete con il mio rosso naturale, mi è mancato dopo un anno, metterò pure l'extension, mi sa, devo prendere un po' più cura di me stessa, ragazzi. Peace and love, sì. I capelli di Anna Manna sono arancio Halloween, esatto. Capello scostumato. Vabbè, allora... Sabato sera, peraltro, siamo abbessati tutti quanti. Il mio colore naturale invece è, non si vede, vi sembra nero, ma in realtà è un castano nocciola, chiaro. Dovrei farvi vedere i capelli di mio fratello per farvi vedere di che colore è il mio colore naturale di capelli. Tipo per esempio se punta il sole sui suoi capelli diventano quasi con delle venature dorate, molto belli. Il rosso di qualche anno fa, sì, no, ritornerò a quel rosso. Poi dipende pure come me fanno, perché... per farmi l'extension devo andare per forza da alcune persone che fanno l'applicazione dell'extension e che ce le hanno, il mio migliore amico che si prende cura dei miei capelli da cinque anni, da quando mi sono trasferita a Roma. Un po' c'ho l'ansia a cambiare parrucchiere, non lo so se vi capita di solito, io quando devo cambiare le cose mie abitudinarie un po' mi viene l'ansia, però vabbè, ci proviamo. Però qualche volta vederti naturale, significa tipo tra 10 anni, forse, non lo so. No, per vedermi naturale dovrei fare un colore che sia simile al mio colore di capelli e non ce lo becchi. Cioè, praticamente questa ricrescita col mio colore naturale dovrebbe arrivarmi alla lunghezza che ho attualmente di capelli e non credo che si possa fare subito. Sarebbe sempre un colore, perché purtroppo è me. Ho vinto una scommessa con Martina. Mi deve regalare lei la sub. Sto aspettando che entri. Ma come? E che scommessa hai fatto, Becchino? Ecco perché è il tuo migliore amico. No, è proprio... è una coppia di ragazzi omosessuali, vivono da anni insieme, li amo entrambi, voglio entrambi un mondo di bene. Aspettiamo. Dai, aspetta. Allora, sabato sera
sono uscita, stavo con appunto con tutti quanti, con Gianluca, con Simone, Claudio, Lucilla, Livio, c'era pure Max, ci siamo divertiti, il trono del Mori, ci siamo divertiti, al che poi ci hanno raggiunti sia Luli che il Pippè, che abbiamo passato una serata insieme, molto piacevole, devo dire la verità, però non potevo fare tardi, che la mattina seguente dovevo andare a questa mostra, che peraltro me la consigliò già Ric Dufer quando venne a Roma, disse a me, a noi, a me Gianluca, grazie per l'hype train ragazzi, grazie mille, e disse che era molto bella, ieri era l'ultimo giorno, quindi l'abbiamo recuperata, quindi non potevo fare troppo tardi, è stata una serata molto molto piacevole e carina. Devo dire che abbiamo fatto pure anche dei bei discorsi io e il Pippega, abbiamo parlato di come in realtà l'utenza di solito segue spesso e volentieri senza senso critico come il gregge, le parole dei propri beniamini, queste cose qua. Guardate, io trovo piacevole parlare con il Pippega perché oltre il meme e tutto quanto così, però vi posso dire che secondo me è un ragazzo con la testa sulle spalle. Luli, ma io non lo so se stanno insieme, raga, non voglio fare gossip, non mi sono permessa di chiederglielo. Livio gliel'ha chiesto, Livio ha chiesto, allora Luli, ma tu e Pippega? Ha detto, ah Livio, ma senza un minimo di sensibilità, ma si faccia i cazzi suoi, cioè. Non lo so, ragazzi, non mi interessa sto gossipino, chi stava con chi stava, me ne fotto proprio un cazzo, se proprio lo volete sapere. E quindi niente, rinnovo la mia stima nei confronti del Pippega, anche se a volte, e adesso gliel'ho detto, mi fermo un attimo perché, cioè, ci sono, a volte cerco di inquadrarlo ancora meglio, però di base, per esempio, il programma che lui porta a me interessa, purtroppo a me lo porta in contemporanea ad altri streamer che preferisco, ma spesso e volentieri mi è capitato di guardare una live del Pippega, più live del Pippega in realtà. È solo una questione di tempistiche e di orario, tutto qua, perché per esempio per me, per quanto mi riguarda il format di Pippega, mi piace, è uno di quegli argomenti che io vado, cioè di quei format, di quei contenuti che io ricerco sulla piattaforma. Se la figa, ma quando mai? Ma, ragazzi, non mi dite che sono bella, che oggi mi vedo proprio un mostro. Pippo qualche volta ragiona bene e qualche volta depensa. Ogni tanto c'è stata la depensata. Io gliel'ho detto in faccia l'altra sera. Ho detto, Pippo, ma che cazzo hai detto, Gaia Clerici, quella cosa un po' così. Lui mi ha detto che è asessuata. Infatti, ma io lo stavo leggendo, stavo leggendo il commento di una chat. Ma se leggi il commento di una chat e ti accorgi che è sbagliato, non dire asessuata, correggi dicendo asessuata. Questa è una delle cose così. Non veniva a fare paraculo con me. Però, cioè io cose che dico in faccia, non è che ne parlo in live e poi in faccia, oh quanto sei bello, quanto sei carino, no, me ne fottono cazzo. È un bravo streamer, sì, è un bravo streamer. E quindi niente, ho visto che c'è questa indagine che lui ha portato. Che lui ha portato la live, me la sono persa, ragazzi. Però c'è il freebooting di Swiss House. Il video si chiama Streamer che vende botto su Twitch. Viene smascherato dal Pippega. Ragazzi, qualcosa di molto succulento. Qualcosa di molto succulento. Io questa cosa, questa live non l'ho vista, sarà una reaction, quindi voglio scoprire insieme a voi di chi si tratta, di cosa si parla. Io la sapevo sta cosa. No, io non so un cazzo, non so niente, quindi sarà bello scoprirlo insieme a voi. Quindi io direi a questo punto di partire con il video di stamattina. Hai presente questa cosa? No, ragazzi, io non ho presente. A me quando si tratta di indagini, vedere, fare un po' così. Non fate spoiler. No, ragazzi, per favore, non fate spoiler. Vi voglio bene, queste cose mi pigliano peggio della finale di Masterchef. Vi voglio bene per cortesia. Non dobbiamo fare spoiler. Ma siate incuriositi come lo sono io in questo momento, quantomeno cercate di esserlo. Va bene, va bene. Voglio capire, perché avevo annunciato la cosa, ci ho fatto la clip dell'annuncio, ma me ne sono fregato della live in sé. Ah, sono curioso quanto te. Allora, bene, 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 bene. Andiamo a vedere, voi siete curiosi? Andiamo a vedere. Streamer che vende bot su Twitch
viene smascherato dal pippo. Ma perché, porca il demonio? Vaffanculo. Oh. No, raga, ma che ma poi perché Streamlabs oggi ha detto Anna, ma vaffanculo. Cioè, voglio capire. Something ancora che va, qualcosa va terribilmente storto, cioè quel terribly che mi inquieta. Quel terribly, andiamo a vedere che cazzo come lo devo togliere. Oh, vabbè, comunque intanto vediamo il pippega, va. Vedo un attimo. Ragazzi miei, che cazzo vi devo dire? No, ma quale Lorenzino per fixare, raga? È un problema proprio di sito. Problema di sito. Vabbè, comunque, ragazzi, vi ricordo che mancano, tenete d'occhio sempre la ruota, mancano 7 sub per girare la ruota di oggi. Facciamolo, mi raccomando. Io ringrazio tantissimo, soprattutto Stefi, che l'altro giorno mi ha fatto toccare la vetta degli 800 e passa. Il problema è che tra ieri ed oggi mi sono scadute altre tipo 60 sub, più o meno circa. E quindi niente, scialla, scialla, perché poi va bene il lavoro, va bene tutto, ma la salute è la prima cosa. Quindi io ieri ho detto non fa niente, lo so che scadranno delle sub, ma mi piglio una pausa. Però se volete supportare questo progetto, il mio canale, sappiate che con Twitch Prime, quindi Amazon Prime, la sub è gratuita. Poi se invece ci tenete tanto a non vedere le pubblicità, ad avere le emoticon esclusive, ragazzi miei, lasciatemi dire che a me cioè l'emoticon del piccione ha spaccato e non la toglierò mai, 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 mai. Dove vado? Chi raidiamo? Tutti quanti dicono ma io voglio l'emoticon del piccione, ma io voglio l'emoticon del piccione, quindi non si tocca, non si sposta da qua. Quindi se volete avere le mie emoticon, se volete supportare il progetto, non lo so, volete darmi una mano, una sub sarebbe gratita. È un caffè a Roma praticamente, io ricevo pari un caffè a Roma, 1,80€ da 3,99€. Crailf, grazie Crailf per la sub, grazie mille. Ma vedete oggi che cozzo mi tocca fare per le sub, cioè mi devo inventare io l'alert. Ma non è normale, non è normale. Streamlabs scam, per colpa di Streamlabs, raga. Grazie Crailf, grazie mille per la sub, grazie mille, grazie mille. 3 mesi insieme, grazie mille. E raga, oggi ve la faccio io l'intro da sub. Che cacchio mi devo fare? Anzi, no, sarebbe meglio questa. In un mondo sempre più digitalizzato si aprono nuove opportunità di lavoro. No, basta, basta, basta. Era la sigla di Scout Twitch. Ma come, ma? Perché PGN non conosci la mia sigla di Scout Twitch? Non conosci la sigla di Scout Twitch, la sigla più bella di Twitch Italia? Eh beh, allora no, eh. Scusatemi, ma la faccio sentire, perdonatemi, ma la faccio sentire, ma la faccio sentire. In un mondo sempre più digitalizzato si aprono nuove opportunità di lavoro. Twitch, YouTube, Instagram, TikTok tra le più note piattaforme social. Oggi ci saranno 10 proposte di digital creator che stanno cercando di sfondare in questo campo. Chi sarà la scoperta vincente della giornata? Questo è Scout Twitch. Tutti insieme! Allora, è o non è la sigla più bella di Twitch Italia? Quella segue il tormentone che ti entra nella testa, hai capito? Cioè, vi rendete conto? È top sigla, ragazzi. Questa non si cambia. Confermo. Oh no, raga. Cioè, non so se si è capito che l'ho fatta interamente io. Interamente io. È la più bella del mondo, altro che Twitch e basta. Esatto, secondo me dovrebbe andare in televisione, no, ci ha rotto il cazzo. Ma è pipipi. Che la sigla delle sigle, esatto. Vincerà un Grammy, ragazzi. Purtroppo quest'anno non è stata candidata, ma solo perché sfornerò a breve per i prossimi format una sigla
apposita per ogni format mensile, però, raga, no, ogni giorno vi dovete mettere a sentire le gringiate mie, ovviamente. Però per Unanimous mi dispiace, non ci sono riuscita, non ho avuto il tempo, ma sappiate che dallo sblocco del mese prossimo del format mensile ci saranno anche delle sigle che farò io stessa, in quanto comunque artista poliedrica. Non so se... Stefi, ciao! Da quanto è iniziata la live? Da 48 minuti. Però mo adesso iniziamo col content del giorno. Webs, non ti preoccupare. Comunque, occhio che la ruota si muove da sola ogni tanto. No, so io col piede che faccio tipo così. Non voglio metterti ansia. No, no, sono io che... Perché sta la cam sulla scrivania, per questo... Vabbè, andiamo a vedere il contenuto della giornata. Er Pippega, streamer che vende bot su Twitch, viene smascherato dal Pippega. Top. SMS, e siamo qua per un motivo. E adesso così qua. Poi è tutto materiale, no, per il freebooter che finora non ha... Vi lascio così. Ragazzi, allora, benvenuti a tutti. Oggi siamo qui con quattro ragazzi del network di SMS. E siamo qua per un motivo. Adesso così poi... Si sente la musica? È tutto materiale per il freebooter che finora non ha potuto fare niente. Oggi parliamo di una roba abbastanza greve, perché avete sentito da... Mastro Ciccio, semplicemente questo account Instagram che ho era quello vecchio che mi era stato bannato, tutto qua. Quindi è il mio vecchio, il vero account Instagram. Dei miei colleghi, nello specifico iBob, che c'è questo ragazzo che va nelle live e lui praticamente va in giro nelle live degli piccoli streamer a contattarli dicendo: ehi, ma che bella qualità di live, ma non ti ruga un po' il c***o avere 12 spettatori? Ma ehi, io ho la soluzione per te. Allora, noi abbiamo, partendo da sinistra, in alto a sinistra e poi andando in ordine, certo, orario, senso orario, abbiamo... Anzi, Josh, no, Show. Tutti dovete seguirmi su Instagram, mi chiamo Anna Mannagram, fate punto esclamativo social e vi esce anche il link di Instagram, seguitemi su Instagram, raga. Che io lì vi metto le anticipazioni, le cose, storie cringe, tipo quella dell'altra sera, non lo so se le avete viste con Max, il Pippega e Livio. Ho pariato. Oh, che appunto anche lui è un piccolo dramma aspirante. A fianco abbiamo Psycho, no. Psycho 18, Becchino, sotto... Becchino, mi metti ansia, non dire così, mo focalizzo sulla ruota, sì, the end. Io che maschia, stavo il risotto. Becchino, non mi dire così, ti prego. Mi viene l'ansia, te lo giuro. Forse sono io col piedino che muovo tutta la scrivania e si muove la ruota. A Psycho abbiamo Siddhartha. E di fianco a Siddhartha abbiamo Social Boom, che ovviamente sapete essere bannato. Ma no, a noi non ce ne frega un cazzo. C'è quel cazzo che ci pare. Dove, okay? Cazzo devo... Questo streamer ha... o ex streamer, ma adesso ce lo facciamo raccontare dai ragazzi, va nelle live dei piccoli streamer cercando di colpirli sul tasto dolente, ovvero il fatto di non avere tantissimi spettatori, ok? Quindi va a toccare quel punto lì. E che cosa propone questo streamer? Propone dei, si dice, delle piccole punturine per aumentare il numero di spettatori nella live. E ovviamente tra tutti questi c'è chi ovviamente accetta i servizi ovviamente a pagamento. Oggi noi ci facciamo raccontare da ragazzi appunto del mio network, che sono stati contattati da questo ragazzo, che se ci gira un po' il cazzo, dopo un po' faremo anche il nome di questo ragazzo, perché secondo me... Lo sai che forse prossima settimana divento una piccola streamer? Dai, Istreas, mi fa piacere, top, benvenuta in questo mondo infame! Però divertente, benvenuta. Giusto anche far sapere, no? Secondo me, proprio per evitare, visto che ci sono tanti streamer che ci seguono, far sapere chi è sto s***o. Ma io direi di andare per ordine, io andrei appunto a sentire Metcom, che ieri sera è stato contattato da questo ragazzo. Raccontaci com'è andata e raccontaci quali sono stati i suoi temi, i suoi punti. Allora lui mi ha fatto, ho startato da poco live, mi entra, fa: oh, ma ciao, ma che bella qualità di live, ciao, come ha detto prima Pippo. Poi a un certo punto mi fa: ma tu... Ah, quindi questo streamer ha proprio un modus operandi, cioè questo streamer o ex streamer che contatta gli altri ha proprio un modus operandi, cioè quello di andare a dire: oh, bella qualità, ma top, ma ti piacerebbe crescere su questa piattaforma? Quindi pure abbastanza sgamabile, però sono proprio curiosa, dirai il nome, chi lo sa?
Tu questo stream per divertimento, per perdere tempo come hobby, o lo vuoi fare seriamente? Io gli ho fatto, non lo faccio seriamente. Quindi ha detto, comunque dopo ci possiamo sentire su Discord, che ci organizziamo per fare un qualche progetto, una roba varia così. Io ho fatto, per me non ci sono problemi. Sì, sì. Mi sono visto il suo canale e ho visto che lui ha con 300 follower, 300-400 follower, ha roba di 3000 views a live. Ho fatto, capito che... Ma è un po' too much secondo me. Però ho detto vabbè, sarà bravo. E poi che è successo? Mad, Pov, ma che senso ha buttarsi gli spect? Che bello il streamare, è proprio l'interazione. Sia mille spect ma non scrivere nessuno. Boh, che senso ha? Ti dirò, Mad, ci sono state ovviamente delle persone molto furbette che hanno utilizzato questa metodologia. Cioè, se tu per esempio, no, prendimi, che ho al momento 143 spettatori, siete abbastanza attivi in chat, fate le domande, salutate tutto quanto, così, ciao Daniel, quindi c'è qualcuno che scrive, no? Un pochino, un minimo di community si è creata e quindi interagite con me. Io so questa cosa, so che anche se starto una live, ci sono live in cui per esempio stiamo pure a 100 spettatori, ragazzi, magari mi vanno male, tipo a livello di spettatori, attenzione, tipo quella di sabato che è molto di nicchia, ma siete molto diciamo attirati dal contenuto che porto, ascoltiamo la musica, date il voto, dite le vostre impressioni, quindi io lo so che state qua a scrivere, Giambu, ciao, basta che non riprendi, le persone non avranno una bella cera. Se io mi bottassi attualmente di 100 spect, salirei a 243 spettatori, il che non è poco, perché mi creerei un'ottima vetrina, salirei tra i consigliati, salirei tra le persone che stanno più alte con gli spettatori, e magari ci sarà qualcuno che dirà, se questo lo si fa per un tempo un po' più ampio, dirà, ma com'è che Anna è salita così tanto? Ma com'è Anna che arriva a 250 spettatori fissi ogni giorno? Ma secondo me top, avrà qualcosa da dire di interessante, quasi quasi vado a vedere e quasi quasi poi resto tutti i giorni. Quindi ti crei una vetrina sostanzialmente con il botting degli spettatori. Discorso diverso verso chi è un po' più piccolo. Ovviamente, raga, non lo fate, non lo fate. Io sto solo descrivendo una determinata situazione, sto soltanto dicendo, un pochino sto esplicando una sorta di strategia che hanno adottato anche altri streamer, sgamatissimi subito, altri e altre streamer. Non lo fate, non è la modalità giusta per poter crescere, ragazzi miei, non vi porta a nulla. Sì, cioè, sì, vi porta a qualcosa, vi porta ad avere una buona vetrina, per carità di Dio, Magari ci sono delle persone che hanno spiccato il volo come dei grandi piccioni su questa piattaforma tramite l'utilizzo del botting o delle bending, più o meno palese. Però non è la soluzione giusta, raga, state prendendo in giro le persone che onestamente vi supportano e vi seguono. Io penso questo. Quindi non lo fate, è eticamente secondo me scorretto. Poi ci sta chi dell'etica se ne sbatte il cazzo e dice, ma io voglio arrivare, io voglio guadagnare, voglio crescere, voglio diventare famoso, eccetera eccetera, e lo fa, e quindi non ha assolutamente nessun problema ad abbassarsi a cose del genere. Io vi dico, non lo fate. Ovviamente il discorso è diverso rispetto ad uno streamer che è un po' più piccolo, perché io magari ecco, bene o male, o voi, no, che interagite con me, scrivete, fate, chiacchieriamo, ridiamo, scherziamo, ci incazziamo, ci confrontiamo. Con uno streamer più piccolo che purtroppo, ahimè, non ha, diciamo, un minimo di community già ben salda che interagisce ad ogni live che porta, discorso è un po' più difficile, perché è vero. Lì poi se ti botti e embeddi di 100 spettatori e poi dopo non c'è nessuno che interagisce in chat, la situazione diventa, ma non dico tanto eticamente scorretta, e quella è di base, ma diventa molto sospetta, cioè molto sospetta, e quindi anche la credibilità dello streamer purtroppo decade. Io se ora mi bottassi almeno di 50 o 100 spettatori, voi forse non vi accorgereste del fatto che io mi stia bottando, a meno che non andate nell'elenco della lista delle persone in chat in alto a destra. Oppure, non lo so, qualcuno che è molto bravo con linguaggio, non lo so, HTML, cose così, mi riesce a sgamare, così come voce narrante, riesce a sgamare l'embedding o il botting. Ciao, sono I Am Fede Tuzzo. Ciao Medita, buon pomeriggio, grazie per i 200 bits, grazie mille.
Buongiorno, buongiorno. Salutate Medita, ragazzi. Chi ha preso uno spavento, saluti Medita, cortesemente, grazie. Volevo avere l'onore di scrivere un messaggio da abbonato, così ho optato per questa cosa. Cosa? Becchi, cosa? Oddio. Sono IM Fedetuzzo, quello di Instagram. Ti ho scritto un messaggio, poi lo puoi controllare. Wow, io ho un botto di persone, Fede. Ho un botto di persone da recuperare in chat. Oh mio Dio, dove stai? Io non ti vedo. Dove sei? Fede tu, I am Fede Tuzzo. Non è che mi ha mandato un cazzo in chat. Tipo, I am Fede Tuzzo. Oddio, ma io non ti trovo, c'ho un botto di messaggi. Non ti trovo, mi puoi riscrivere cortesemente? Non ti vedo né tra le richieste né tra i messaggi principali. Mi dita sto cazzo, no? Sei divorziata? No, che io sappia, no. Non sono divorziata, no. Ah, ok, Fede, ok. Sì, ok. Mo stasera vedo di mandarti quello che ti devo mandare, non ti preoccupare. Mi avevi letto? Sì, ok, può essere pure che ti avevo letto e mi sono dimenticata di rispondere. Vi voglio bene anche io in chat, che paraculo, Medita, porca miseria, che paraculo. No, mi dissocio, vaffanculo, Arte, non te permette. Ok, tanta roba. Comunque, Anna, mi hai promesso che ci aiuta con il dissing a Martina, sì, esatto. Ragazzi, se vi serve una mano, Becchino, Giambu, mi raccomando, ci organizziamo che dissiamo Martina di una campertura. Non glielo dite, Fabiola, non glielo dite. Per Fabio. Mentre in chat ti sento dare del paraculo a qualcuno. Che succede? No, bacapo a Arte e a Medita è top paraculo. Mi fa pigliare sempre i sussulti al cuore, eppure. Vabbè, andiamo avanti, va, andiamo avanti. Paraculo numero uno sono io. Allora ci sono diverse persone tra di voi che sono paraculi, tipo per esempio c'è sta Mistero che è paraculo, Nate che è paraculo, Medita che è paraculo, poi chi ci sta più che è paraculo? Fatemi pensare un attimo, vabbè il re dei paraculi è Ronaldinho Gaucho, ma quello è poco ma sicuro, cioè il titolo e la corona non gliela leva nessuno, soprattutto perché ha una mente superiore e in qualche modo deve essere premiato quel ragazzo, quell'uomo. E quindi niente. Medita, purtroppo è me. Medita sta Streamlabs che dà problemi a tutti, non solo a me. Lo leggo io. Ti voglio bene, Anna. Lo sai, spero. Bibble Thump, minore 3, Wild Chu Frilello, 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 100 bits. Grazie, Medita. Grazie, oggi mamma lo faccio io l'alert, perdonami, non posso, io non posso mai essere paraculo. Ah, vabbè, PGN, scusami, mi stavo dimenticando di te, perdonami Mario, sì, tu sei nella lista, non ti preoccupare. Ecco, 50 bits, grazie, Giambu, io sono un paraurti, non un paraculo. No, Giambu non è paraculo, devo dire la verità. LNT Federico, grazie mille per l'abbonamento regalato al Becchino Official, grazie. Grazie mille LNT. Oggi mi tocca fare tutto a me. C'ha miseria santa, grazie mille. Everybody, no, everybody era quando vengono regalate più sub. Valentina, attenzione, non ti vedo attenta, Grazie, che gentile. Sciopero degli alert, no, è proprio Streamlabs. Io oggi ho detto, oggi non voglio funzionare. Basta, finito, stop. Oggi mi piglio di pausa, è 24 gennaio. Devo pure andare in pausa io, ma non funziona a tutti, non solo a me. Grazie comunque, Medita, e grazie mille a LNT per aver regalato l'abbonamento al carissimo Becchino Official. Grazie mille e grazie pure a Giambu. Alla fine poi mi fa, ci sentiamo su Discord, inizia a dirmi, senti, ma una curiosità. Ciao Scoia, buon appetito. Cioè, tu conosci per esempio Big Streamer, Blur e gli altri? Lui ti ha sottolineato il fatto che determinati streamer facessero uso dei suoi servigi? No, questa cosa non mi ha detto, che ci sono alcuni streamer, non mi ha fatto i nomi, non mi ha detto Blur e Zano o qualsiasi altro. Ok, quindi non è che ti ha detto diventerai come Blur, diventerai come Zano, perché anche loro sono bottati, semplicemente ti ha detto, ehi, ti piacerebbe avere 20.000 sub come Blur? Questo che ha detto. Ok. Esattamente. Beh, ragazzi, che domanda del cazzo, ti piacerebbe avere 20.000 sub? Sì.
pure io risponderei sì, ovvio. Cioè, ovviamente che domanda sì, del cazzo. Mi piacerebbe avere tutti questi numeri come Blur e come gli altri. Gli è andata bene a Martina, visto che doveva regalare lei la sub. Doppio dissing, bravo, scrivi becchino, non c'è. Ah, eccola la camper. Cam, ma che è sta cosa? Ma guarda, sta il becchino che si sta lamentata da 3 ore. Cam, ma che dobbiamo fare? Ma qua te devi beccare un dissing. Cioè, per forza di cose. Ma ci stiamo organizzando io, becchino e Giambu per dissare Martina di una camper 2. Per forza di cose, raga, non possiamo. Mi hai svegliata per trollarmi. Azzo, tu hai, becchino, tu hai svegliato Martina o Fabio, non lo so chi sta scrivendo, per il fatto della, per il fatto della sub. Me l'hanno già regalata la sub, tutto, tutto indispettito il becchino. Tu hai svegliato un attimo Martina per questa cosa, becchino, ma vai dissato tu, non Martina, perdonami, però non ti preoccupare, arriverà un dissing, una camper 2, buongiorno, ecco come dita che sono rovinata, ho perso l'unica amica che avevo. Ah, vedi, Cam? No, dai, Cam, non... Però io dissere pure il becchino. Fammi dissa prima te, poi disse il becchino. Nemmeno il numero. Ah, ok. Ah, vedi, allora si è inventata la palla. Ah, ciao miseria. Che ci tenete tutto quanto? Che ci tenete? Martina, come stai? Tutto bene? Becchino, mi raccomando, tratta bene Martina. Fabio un po' meno, però Martina ma la tratta bene. C'è voglia di dissing, no no, ma noi ogni giorno dobbiamo dissarci e una camper 2 per forza, raga, altrimenti la settimana non può partire, cioè la giornata proprio non può partire, capì? Fatto, senti, io ti faccio vedere i miei canali, e mi ha fatto vedere uno dei suoi 3 canali, non quello dal quale mi ha contattato, ma un altro sul quale ha streamato solo 3 mesi. Lui ti ha fatto vedere proprio la dashboard autore, giusto? Di media. E la dashboard autore. Ok, azz, mi ragazzi, fa forse Streamlabs si è ripreso. Fa, vedi, se tu utilizzi bot, tu utilizzi questa roba qui, non so se tu la usi, se la conosci. Perdonate un attimo, un dis per due. Un dis per due è bellissimo, è vendibilissimo peraltro. Un dis per due. Faccio partire un attimo un esempio. Va? Non va. On va, on va. On va, come mai? On va. Vaffanculo. Vaffanculo, avete capito? Vaffanculo. Vaffanculo. Mo gli spettatori si vedono. Sti stronzi. No, fatemi fare così. Allora vaffanculo. No, no, fatemi fare così. Senza paura, senza stress, ragazzi. Senza stress. Non mi interessa un cacchio, senza stress. Copy. Browser. No, ragazzi, no. No, eh. No, eh. Oh. Fatemi vedere. No, ragazzi, Streamlabs deve lavorare con me, non è possibile collaborare. No, non funziona. Non funziona. Non funziona, ragazzi, non funziona. Ammapazziata. Andiamo avanti. Oggi gli alert li faccio io. Cioè, un dispetto. Non ce la farete mai a farci litigare. Io amo Anna. È vero, però un dis per due, secondo me... non lo dire in giro, Marti, non lo dire in giro. Facciamo un finto dis, ma non si agiti, Anna. Ma come devo fare a non agitarmi? Scusatemi, sto cazzo di Streamlabs. Cioè, non è normale. Vabbè, comunque... un dispetto per due. Un dispetto per due. Ciao, ciao, scusate se non vi ho taggato. Ma ho aperto adesso gli occhi. Beata a te, Cam. Bravo. Fai bene, fai bene. Robbe varie. Comunque. Però di base, se tu li utilizzi, vedi, hai più possibilità di essere raggiunto da un maggior pubblico. Perché? Perché lui che fa? Mi ha proposto, ha detto, io rimetto dei bot in chat, dei views bot. Ok. Che ti fanno portare un certo numero di spect, così da essere presente. Ok, ok. L'altro giorno, mo uscendo dal... l'altro giorno su Discord mi hanno... ho subito un attacco bot di persone che si erano aggiunti al server e che lasciavano il messaggio, un messaggio con la N-word e tipo dandomi della puttana, mi ricordo. E ovviamente io ringrazio Galua che si è occupato di pulire tutto, però è l'F-word, l'F-word.
Comunque, ragazzi, questi disagi purtroppo a me capitano. Per fortuna non è che utilizzo Discord chissà quanto, cioè quanto, però non solo N-Word ma anche F-Word. Ciao Crazy, buongiorno, buon pomeriggio anzi. Quindi niente, e queste cose peraltro io, cioè questi attacchi bot di... persone che si followano e lasciano tutti quanti lo stesso messaggio, l'ho subito verso ottobre, settembre-ottobre, se vi ricordate. E vi ricordate anche di quell'attacco che ho ricevuto, attacco bot, sempre con i soliti messaggi così, da parte di un ragazzino che sgamammo, peraltro, e facemmo entrare su Discord. Erano due ragazzini che vennero su Discord, ma in realtà si parlava proprio tipo di una sorta di organizzazione. C'era pure un tizio di 30 anni, vi ricordate, che non sapevano che cazzo dire perché tenevano 14 anni sti poveretti, manco a dire che a prendervi vergogna di quello che fate, cioè quello sa ridacchiava e quell'altro no vabbè, tutto impaurito così, ma vaffanculo, ma vaffanculo. Ci fa piacere Giovanni che il Pippega sta streamando adesso, guarda, veramente mi fa molto piacere questa informazione. Quanto tempo fa è successa sta cosa? Tra settembre e ottobre. Tra settembre e ottobre, svump, hanno accoltellato Marco Buono. Mi dispiace per Marco Buono, ti ringrazio per queste informazioni, ringrazio anche te per aggiornarci sugli ultimi gossip trolling della giornata. Contabile, cioè ad essere poi in prima pagina, ecco, e quindi di attirare più, cioè, pubblico. A suo dire era, il fatto che io ti botto il canale, okay, ti fa in automatico portare in prima pagina, perché ovviamente hai più spect, quindi di conseguenza passi sopra tantissimi altri canali, di conseguenza ti fai conoscere in qualche modo, la giusto? Vetrina, okay, raga, no, la vetrina, fa... la vetrina, se le vado a dormire pomeriggio ci sono a seguire la live, dai, non ascoltare Bellecchino e Giambu che ti voglio tutto per loro e sono gelosi, ragazzi, vi devo dire la verità, però io sono innamorata di Martina, mi dispiace darvi questa notizia, Davide, Giambu, Becchino, vabbè Giambu non ci azzeccano cazzo, però comunque Becchino, vi devo dire che comunque io amo Martina di una gamba per due, non ci posso fare niente, la sessualizzo anche molto, se proprio lo volete sapere, quindi purtroppo va così. Anna Manna mi ha ferito il cuore, però vi voglio bene come dei fratelli, questo lo posso dire. Facciamo una famiglia allargata se volete, siamo tutti quanti insieme, io, Martino, Fabio, Davide, Giambu, Becchino, Gianluca, siamo tutti quanti insieme, non vi preoccupate, tanto facciamo una bella coppia aperta, anzi poliamore a non finì. Mi fa, vedi, per esempio, buon tu riposo Martina, buon riposo. Io gli ho fatto meno male tra i 3 e i 5 mila euro totali nel corso di 2 anni e mezzo. Guccio, aspettate soldi, un attimo. Per esempio, passi sopra tantissimi altri canali, di conseguenza ti fai conoscere in e qualche questa modo. Questa è la vetrina di cui vi parlavo. No, poi mi fa, vedi, per esempio, tu quanto hai guadagnato e quanto hai speso per il tuo setup? Io gli ho fatto meno male tra i 3 e i 5 mila euro totali nel corso di 2 anni e mezzo. Ma quei soldi, ad esempio, li hai recuperati streamando per un anno? Io ho fatto, ovviamente no. Ho guadagnato una percentuale rispetto a quello, ma è normalissimo. Assolutamente. Vedi, per esempio, io in 3 mesi ho guadagnato più di $1000. Per dire, io gli ho fatto, bravo, che ti devo. Bravo, mi fa molto piacere. Perché c'è uno che cazzo deve dire. Bravo, comunque top. Ma fa piacere per te, cazzo vuoi? Cioè, io voglio solo le esclusive a Becchino, però tu non ti accontenti, però. Cioè, nella serie che mi flexi. Eccolo Sciamba che interessa, perché alla fine era un... E sti cazzi, infatti. Suo modo per vendere. Sì, quindi lui più che altro non ti stava facendo vedere quanto era bravo, ti stava cercando di vendere un prodotto, ok? Esatto. Ti stava cercando di dire, guarda che tu con i miei servigi, con le mie attrezzature, con le mie abilità, tu puoi arrivare a guadagnare delle cifre che in un anno di streaming non hai mai fatto. Lui mi chiede semplicemente, tu li conosci, non li conosci, li hai mai utilizzati? Ovviamente gli ho detto no, non li ho mai utilizzati perché non mi sembra una cosa logica, così colà. Parlando mi fa vedere comunque su analitiche, e poi a un certo punto mi fa, comunque se ti può interessare li potresti comprare tranquillamente, mi dici bene o male quanti ne vuoi in chat e te li faccio aggiungere. Ah, ovviamente okay, poi li devi pagare e tutto. Il pacchetto è bene o male di un mese. Io gli ho detto, senti, a me non interessa. E lui continuava a insistere. 3-4 mila euro aveva detto. Raga, ma ho capito bene. Cioè, tra l'altro, cioè, si sa, no, che questi pacchetti non costano così tanto. Anzi, purtroppo a me costano pure fin troppo poco. E quindi accessibile a tutti, a tutti i furbetti. No, no? No?
L'ha detto così? Ma no, calcola che ci sono anche i big che li utilizzano. Io conosco alcuni partner, per esempio, che li utilizzano. Io conosco ma quello. Ma non solo, già. Fatto, no, non mi interessa. Partner? Femmine? No, dei partner. Non so se sono maschi o femmine, non mi hanno detto i nomi. Ed è arrivato al... Ah, quello è quanto ha speso lui per il suo setup in attrezzatura. In gullo, 3-4 mila euro. Peggio di me. Ci arrivo io a 3-4 mila euro. Beh, se conto anche il computer, sì. Se conto anche il computer, sì. Comunque, sono dei pacchetti, ragazzi, che si trovano anche in giro sul web. Mi raccomando, se siete streamer, non ne fate utilizzo. Però costano anche molto poco. Cioè, tipo, non lo so, con 20 euro per un mese 100 viewers in più in chat. Chat che appaiono come viewers. Non ho seguito dall'inizio questa discussione, magari off topic, ma lo scrivo lo stesso. Il guadagno non deve essere la finalità, ma il risultato dell'impegno e della passione del proprio lavoro. L'abbiamo detto prima, Pablo. Sì, assolutamente sì. È un modo proprio per prendere in giro e raggirare anche, diciamo, l'onestà degli spettatori. No, io non sono per niente d'accordo. Il CEO fa parte della postazione? Non ancora, però posso mettermi cartonato qua se volete. Mi stai facendo compagnia mentre aspetto la terza dose, di che si parla? In bocca al lupo per la terza dose, El, e stiamo vedendo un video dove il Pippega smaschera uno streamer che vende dei pacchetti affinché altri piccoli streamer possano avere degli spettatori in più e non solo. 3-4 mila euro in 2 anni e mezzo, ok, ok. Siamo arrivati al punto di che lui mi ha detto: lascia perdere, non mi interessa, non mi interessa, dai, basta. E mi ha chiuso la chiamata in faccia. Ah. E questa persona era già stata intimata dai Bob Top di L. smettere di fare quello che faceva. Bravi. Uno, perché non è un genio, perché ci sta mettendo la sua faccia, il suo nome. Quindi tu mi confermi che eri in video call su Discord col suo nome. Lui. Ti ha fatto vedere i suoi canali, quindi dove lui opera e tutto quanto. Vero, Pablo. Io potrei dire anche... Ok, Siddhartha, vai, aggiungici. Allora, per quanto mi riguarda, la mia testimonianza è per l'inizio... Bellissima la scelta del nome Siddhartha. Piccolo complimento, non lo conosco il ragazzo, ma bella. Inizio uguale a quella di Matt. Ok, quindi il suo modus operandi è quello. Con l'unica differenza che a me ha fatto dei nomi... Ah, sei tu, Siddhartha! Ah, ok, top, complimenti, allora, te lo dico proprio così... Diciamo vis-à-vis, va. Bella scelta del nickname. Alcune persone lui dice di bottare e ha... Tra l'altro mi piace anche tantissimo la parete che hai, se proprio dobbiamo dirla tutta. Ha portato il discorso sui 3 bot di Twitch, ovvero su Commander Root, su Aten e Another TTVer, dicendo che quelli sono quelli che procurano i bot e lasciano passare questi bot perché non è un bot della live. Praticamente è un embed... in un sito, da quanto ho capito, lui miscliccando il suo Discord, io ho visto un sito. Messa a ricorda qualcuno, raga, qualcuno di cui abbiamo parlato 2 settimane fa, non mi spoilerate niente, potrei uccidere per questa cosa, sempre in GTRP, non mi spoilerate niente, ma mi sa un po' di una cosa che avevo scoperto l'altra, vi ricordate? Grazie anche a Voce Narrante che si mise là, mi ha fornito tutte le prove, mi ha fatto vedere... Chissà però ragazzi, chissà, non mi spoilerate. Sono informato su quel sito e praticamente sono dei domini prettamente russi o americani. Ok. O canadesi, ritorna okay. Tutto. In cui embeddano... Ho detto Siddhartha che a parte ti vado a lasciare un follow e poi... Aspetta, riga! Anna Pigeon, grazie mille Riga Fede, grazie mille per l'abbonamento, secondo mese, grazie mille ancora per la fiducia, grazie mille. Oggi Streamlabs non funziona, gli alert li faccio io, grazie Riga, grazie mille. Mancano 4 sub per girare la ruota, ragazzi. Ti vado a lasciare un follow intanto, Siddhartha. E comunque, dov'è? No, pubblicità non ho sentito un cazzo. Un paio di settimane fa, sì, forse 2-3 settimane fa, è successa una cosa anche a me, ma con dei bot, a livello di botting a livello di viewers. Si pensava un embedding, eccetera, eccetera, poi invece si è scoperto tramite la mano di un ragazzo che in realtà si trattava di un embedding, di un sito embeddato,
i cui spettatori erano dei bot, ecco, così. E 2-3 settimane fa ne abbiamo parlato, abbiamo scoperto tutto in live grazie a questa persona estremamente competente. E niente, e mi ricorda molto, no, questa dinamica, solo che io non sono mai stata contattata per essere pagata, per pagare, per usufruire di questo beneficio, tra virgolette. L'ha fatta e basta, per una 10-15 minuti mi duravano questi bot e niente, comunque c'è stata una live abbastanza sbugiardante. Uè, Anna, buongiorno. Ciao Pupo, buongiorno. Con te era puro altruismo. Sì, sì, era un regalo, ragazzi, un regalo. Ora vedendo il video capirai il motivo. Mo infatti vediamo. Mancano 4 sub per girare la ruota, ragazzi. Arriviamo almeno a 10 sub oggi. Dai. Che oggi portiamo il format mensile. Seguiamo. La tua live e bottano il numero di spect che tu vuoi. Ok. Ci tengo a precisare che io sono andato un po' più a fondo alla questione. E praticamente pavalla sul fatto che devi decidere subito se farlo o no. Io forse nella mia vita l'unica cosa che so fare è parlare. Ok. Dico, guarda, capisci la mia situazione, non c'ho 15 anni, ce n'ho 28, devo un attimo parlare con la mia ragazza, devo parlare con uno dei miei fratelli che è una persona che mi aiuta sempre. Dammi un giorno soltanto per darti la risposta, te lo chiedo per favore, capisci la mia situazione? L'ho buttata un po' sul sentimentale. Ok. Lui mi ha detto ok. Mi sono preso sta giornata per ragionare. Alla fine l'ho ricontattato io e gliel'ho buttata su una cosa: è vero, hai ragione, io non ce la faccio più. La mia media è sempre 20 spettatori, non riesco a crescere, sto sempre così buttato giù. Gli ho detto: però mi devi dare due conferme. Ovvero che non dirai niente al network, ovvero ai ragazzi di SMS. E soprattutto che io ho il completo controllo di questa cosa. Lui mi ha detto: fra, stai in una botte di ferro. Io ho detto ok, allora facciamo così: bottami 7, massimo 8 spettatori nella prossima live che farò. E vi dico perché è importante poi successivamente sto punto. Tranquillamente. Contatto le mie persone più fidate. E i bot followers sono diversi, fake. Io tra l'altro non ho fatto live nel periodo natalizio, ma ho comunque ricevuto centinaia di bot followers nello stesso periodo degli embedding famosi, come se fosse stato automatizzato a tot obiettivi. Sì, solo che con i follow bot. Oh, Giambu, grazie mille. Tutururu, grazie Giambu, grazie mille per l'abbonamento. Pure tu fai tutururu -3. Minore 3, scusami Giambu, grazie mille Giambu carissimo, grazie mille. 5 mesi insieme, porca miseria, 5 mesi Giambu, grazie. Erano bot visual, è chiaro. No, sì, ma infatti per questo dicevo è diverso dai follow bot, che poi peraltro i follow bot ho ricevuto pure attacchi di follow bot, voi lo sapete. Si apre un ticket di Twitch e sembrerebbe che Twitch dopo un tot di periodo vi tolga quei bot, quindi non è che si rischia molto. Con i bot visual, gli spettatori bottati, Twitch non te se incula manco de pezza, non rischi niente, però nel puro caso un domani dovessi uscire una notizia secondo cui Anna, si vedono le analitiche e all'improvviso in questa settimana qua Anna per tot minuti è stata con tot persone, gli altri potrebbero pensare che sia stata io volontariamente a volermi bottare dopo che mi faccio un culo così ogni giorno. Cioè è questo che mi fa girare i coglioni e dico, io per mano di un altro devo avere le analitiche sfasate, per giunta. Quando si hanno dei placement, richiedono, almeno Evox, richiede le analitiche. E se vedono delle anomalie nelle analitiche, può essere pure che io gli sponsor non li riceva mai. Capite? E questo è un problema. Quindi fin quando si tratta di dissing o roba varia così, va bene. Se invece tu metti mano sul mio canale, non ti azzardare mai più, a parte che comunque ci sta pure, dovrebbe partire una denuncia per questa cosa, quindi adesso valuterò perché è già tutto scritto. Devo valutare solo perché non mi sento bene a livello di salute e stare dietro ad un'altra cosa del genere mi sembra eccessivo, ma se dovesse per puro caso, ma guardate ragazzi, se dovessi ricevere solo un follow da quella persona io parto, perché non basta, troppi benefici del dubbio. E quindi niente, se tu metti le mani sul mio canale, sulle analitiche del mio canale, io mi incazzo.
punto. Joe, un sito che ti toglie in circa, cioè un sito che te li toglie in circa 20 minuti non è consigliabile, Joe, perché tra io so che si deve mettere da un orario ad un orario quando hai ricevuto il bot, magari è un il botting, magari è un altro sito, però quello che conosco io si mette un orario e ti può togliere anche dei followers che magari in quel momento si sono followati insieme a, insieme ai follow bot. E quindi non è consigliabile. Se avete Twitch per quanto riguarda la rimozione dei bot follower, raga, non, cioè Joe, se ti capita di nuovo così corna per terra, apri il ticket su Twitch, non su non utilizzare cose esterne. L'ho fatto un disastro, allora sì, allora è quello. No Joe, devi solo aprire un ticket a Twitch e spieghi la situazione. Poi se avete Twitch, te li toglie Twitch dopo un giorno, dopo un mese, però l'importante è che lasci fare a Twitch. Mi ha appena regalato la sabba dal Pippega, mi fa piacere Valentina, top, bravo, top scelta. Poi sbaglia e elimini, no, ma ragazzi non si utilizzano piattaforme esterne, per carità di Dio, se avete Twitch, su questo ve lo posso assicurare. E quindi niente, Joe, la prossima volta mi raccomando. Tra l'altro Joe oggi pomeriggio parteciperà ad un Animus, sì, si parlava del febbraio 2021, quindi sì, top. Però l'importante è che lo sai, Joe. Andiamo avanti. Che mi seguono sul canale. Sì, anche Darta, grazie mille per l'abbonamento. Tuttururu, tuttururu. Tuttururu, tuttururu. Grazie, sì, Darta, grazie mille. Scusami, oggi non lo so, se hai notato Streamlabs non funziona, quindi sono io a dover fare gli alert. Grazie mille per la sub, grazie mille, grazie davvero, grazie. Mancano due sub, ragazzi, per... Siddhartha, ma tu che porti sul tuo canale? Quando è che vai live? Te lo chiedo perché voglio capire un attimo, magari ti presenti anche ai ragazzi in chat. Niente, Streamlabs oggi è uno scammone totale. Giambu, voi ballate lo stesso, ok, parlo tanto in live. Porti qualche cosa in particolare? Dai con queste sub. Sì, ne mancano due ragazzi per girare la ruota. Mai parlato effettivamente in privato. Contatto tutti i miei mod, che sono tre, contatto i miei VIP e dico, ragazzi, io starterò una live e voi dovete assolutamente non aprirla. Nessuno deve venire in chat, così che quando starto la live voglio vedere solo i suoi 7-8 bot. Era scontato, doveva essere così. Vabbè, ovviamente non sono riuscito con tutti perché ci stavano 3-4 persone che mi seguono indipendentemente. Chiaro. Però molte persone che mi seguono l'ho contattata in privato e gli ho chiesto sto favore, senza specificare il motivo. E... Perché 7-8 bot, Siddhartha? Perché? Cioè io avrei detto, sì, facciamo una prova di un giorno 50, almeno capì, sai che... Se stavi più del normale, effettivamente c'era un botting dietro. Così tanto da evitare, no, di dire agli altri ragazzi non venite in live mentre stai facendo una live. Capì che tu vedi un numero sproporzionato, esagerato, sai che ti sta a bottare. Senza nulla togliere a chi ti doveva già seguire. Poi con calma, se ti vuoi fare due sera, leggi gli screen che ti ho mandato, tanto ormai mi hanno svegliato, capi? Sti stronzi, ma come vi permettete? Era una prova, no sì, però dico, esagerando, magari effettivamente avevi attestazione di quello che era un botting. E non sballare i suoi views, perché lui mi lantava di poter dare il pieno controllo a chi acquistava il pacchetto. Ok, quindi totale controllo. Per non rischiare di essere infamato dai passati. Ragazzi, lo so, però se proprio vuoi fare la prova, un giorno ti ci metti e... Tanto hai avvertito tutte le persone che magari ti seguono, lo sanno, no? Non lo fai in maniera infame. Entro in live. È stato lui, l'uomo del botting, grazie Medita, grazie per il sound alert. In realtà i siti vanno da 5, 10, 15 e 20. Viewer bot? Addirittura così poco? Pochissimo. Ciao Francesco Lombardo. Neanche Medita, dopo grazie. 10 minuti, neanche dopo... Cioè, grazie soprattutto che non mi hai fatto prendere uno spavento, capisci? Grazie che hai scelto questo alert e non qualcun altro. 10 secondi, 21 spect. Ok. E nessuno che scriveva. Ok. Scrivo a tutti. Ok, vabbè, dico, si dà. Ragazzi, rientrate in chat. Quindi arriviamo ad una media più, diciamo, i miei... Mettiamo in difetto 15... follower, 15 persone che mi seguono costantemente, all'incirca 32-40. Allora,
E poi c'è stato un ride di Gigio. Diciamo, il mio counter degli spettatori è salito altissimo. Parliamo di 50-60 spettatori. Allora ho finto, diciamo, un malore. Dico, raga, mi sento poco bene, mi gira la testa, devo staccare la live. Stacco la live e gli scrivo subito. Gli dico, frate, ma avevi detto che c'avevi il pieno controllo. Lui mi fa, no, no, ti assicuro che io te ne ho mandati 7-8. Te ne ho mandati 7-8, poi mi ha detto... Ho finto un malore, sì, top scusa. È proprio a testimonianza del fatto che quello che faccio io funziona, è perché tu già sei bravo. In più, 7 persone ti hanno mandato alto in categoria e la gente ti è entrata. Allora io che faccio? Lo contatto. Vabbè. E gli dico, guarda, frate, non bottarmi più. Lui mi ha detto, però io questa cosa va a settimana. Tant'è vero che dalla seconda live in poi ti dovrebbero arrivare non solo gli spettatori, ma anche le sub e i beat. Lui in questa cosa, secondo me l'ha lanciata un po' come l'ultima carta, ha detto che avrei ricevuto un totale di 500 sub e 50.000 beat. No, vabbè, allora se è scandaloso prendere in giro le persone tramite l'embedding o il botting, è ancora più scandaloso. Ma io sapevo che non era possibile. In realtà sì, è possibile. Cioè, tipo comprare le sub, comprare i beats, ci stanno tipo dei server russi. Ma me lo spiegava pure Gianluca, ma tempo fa, tipo, c'era si diceva che uno streamer grosso avesse fatto utilizzo di queste sub regalate, server russi, cose. E vabbè, comunque, grazie Estreas, Luli, buongiorno, ciao patata, come stai? È vero che 10-15 in più ti aiutano a far entrare persone vere in chat, e quello è il problema, è la vetrina, anzi il problema si chiama Twitch, che non monitora, non controlla, ma viene il bello, va bene, quindi è ancora più disonesto fare addirittura dei marchingegni con sub, beats, eccetera, eccetera. Ragazzi, proprio di uno squallore esagerato. Cazzo è diventata sta piattaforma? Ma poi sei anche orgoglioso di barare sui tuoi numeri? Ma ci sono persone che non si sono fatte scrupoli, Giambu, e te lo posso assicurare perché me l'hanno confessato. Non solo a me. Diciamo, ripartiti nelle varie live. E c'ho proprio pure le prove di questo, che tengo là, ferme. Appena mi si rompe un attimo il cazzo, poi rispondo. Con calma. Io ho gli archivi, non le cartelline, gli archivi. Mi sarebbero arrivati off live una volta staccato le live. Quindi, onde evitare che ci fosse qualcuno che potesse vedere movimenti non... Cioè, ovviamente sospetti, hanno detto aspettiamo che... Ah, Mastro Ciccio, pure tu? Sto parlando ora con il maestro dei bot e me li vuole vendere. Raga, io voglio arrivare alla fine di questo video per cortesia e poi vi dico la mia. Tacchi live, ciao, perché polvere. Comunque nel mentre così guadagni. Esattamente. Allora io che cosa ho fatto? Con la paura che questi soldi arrivassero veramente, per una settimana, mi sembra una settimana e due giorni, quindi per un 7-9 giorni, ma non ricordo di preciso, non ho più streamato. Cercate di tenere il canale più pulito possibile. Più safe possibile. E a lui gli ho scritto semplicemente, guarda frate, per adesso non me la sento, dico magari ci risentiamo in privato. Lui mi ha detto sì, sappi che come ti ho detto, tanto il controllo ce l'hai tu, c'è il pieno controllo tu, in realtà sta cosa è una menzogna. Ovviamente tutta questa roba ha un prezzo, ha un costo. Quanto ti ha chiesto per questi servizi? Adesso qua lo dirò, farò un po' l'iBob della situazione. Ha utilizzato forse una delle manovre di marketing più funzionanti del mondo. Ovvero non ti dice il prezzo. Ciao assassino. Ti espeta dal servizio e ti dice: tu, secondo te, quanto costa questo servizio? No, perché ti fa espone. Tu ti esponi e così è nella posizione di dirti, come ha fatto con me, che te può fare anche addirittura uno sconto. Perché poi io successivamente ho trovato quel sito che lui utilizza. Ah, aspetta, quindi oltre a chiederti quanto saresti disposto a spendere per una roba del genere, tu sei andato anche a ritrovare il sito che lui utilizza. Sì, l'ho ritrovato dall'analitica da dove venivano i miei spettatori di quella live. Quindi tu sei andato a vedere e hai trovato un sito particolare che in questo momento non possiamo anche non dire tranquillamente, giusto per non fare pubblicità. Posso dire che il dominio è russo. Quanto hai pagato per sto servizio?
Eppure questo si trova col discorso che fece Voce Narrante, anche con me, cioè l'embedding che derivava da una determinata persona era da una cosa russa, un sito russo. Vizio fantastico che ti ha fatto diventare il top streamer Italia. Lui mi ha detto, guarda, fai tu un prezzo secondo te quanto non costa. Non è chi pensa. Allora io ho fatto un po' il prezzo. Allora, bisogna capire da quanto tempo lo fa questo, perché qualcuno ha fatto vedere pubblicamente il sito da cui derivavano questi pacchetti. Chissà se è lo stesso. Allora a sto punto poi vorrei chiedere a Siddhartha se combacia, poi magari in privato, non lo so, combacia quel sito. Ragazzi, mi sto a fare delle cose. Se non è quello che penso, magari qualcuno ha visto da un'altra live molto seguita il sito dove si potevano comprare, il sito russo dove si potevano comprare queste cose, questi pacchetti, e ha iniziato a fare così. Quindi bisogna vedere pure da quanto tempo agisce questa persona. È che cercavo anche io la prova del 9. Paraculo. Gli dico, al mercato del pesce me, siamo. Gli dico, frate, secondo me costano 400 euro. Però te lo dico già adesso, io non ho 400 euro da spendere. È cambiato totalmente. Lui lì è cambiato totalmente. Bro, ti faccio uno sconto, ti faccio un servizio. Vabbè, alla fine due piotte, che sarebbero 200 euro. E lui ti assicurava che... per quanti ti pare a te, e in più 500 sub e 50k bit. Ovviamente ti ha fatto altri nomi di altri streamer che utilizzavano questi servizi, ciao McMire. No, non mi ha fatto altri nomi a me. No, chiedo a Siddhartha. Sì, sì, a me sì. Puoi dirceli tranquillamente, così tanto poi chi per esso si incazzerà con questa persona. Io sono curioso di sapere i nomi che ti ha fatto questo bellissimo campione. Ma vuoi che li dica? Sì, sì, serenamente. C'è Duzzo? Sì. Oddio, un'altra ragazza di cui non ricordo il nome. E comunque scorreva, faceva questo se botta, questo se botta, questo se botta. E purtroppo io mi ricordo solo quelli. Vabbè, c'è Duzzo pure durante il botgate là così. Ma ragazzi, c'è Duzzo è pure palese quando appunto a volte che vi devo dire, fa delle live dove praticamente la chat è praticamente ferma e sta lui a streamare con un botto di spettatori e uno si chiede un attimo, se fa una domanda, no? Quindi ok, se sapeva c'è Duzzo. Chissà gli altri nomi che conosco da prima che lui mi dice. Una ragazza, chi è sta ragazza? Ma il fatto che lui abbia detto Geduzza è perché già c'è quella storia e quindi lo sa. Esatto. Cioè è andato proprio sul safe, eh. Certo, magari ti ha buttato dentro dei nomi a caso. Beh, su Geduzzo in realtà sono abbastanza sicuro che l'abbia detto semplicemente perché sa che Geduzzo ha un problema di botting. Come giustifica? Sul fatto del botting ti dice: ehi, ti do una mano per fare un lavoro che la piattaforma non fa, ovvero farti crescere di spettatori, ok? E ti dico, moralmente parlando, è una però può avere un senso logico, sì. Ok? Esatto, ruba i ricchi per dare ai poveri, mi sta bene. Ma mi fai capire i 50k bit e le 500 sub come le giustifichi dal tuo discorso? Lui, allora, a me ha detto così. Poi non so, Matt, se te... Ma vai, parla, roba. Poi vediamo. Allora, a me mi ha detto... Oh, premessa, lui è venuto fuori in cui mi ha fatto vedere la sua carta d'identità, la sua partita IVA. La partita IVA credo non sia neanche a nome suo, sia a nome di uno dei genitori. Quindi lui, secondo me, di sta roba qui poco importa. Lui basta se porta a casa quel soldo. Oh, tant'è vero, raga, che a me quando abbiamo iniziato a parlare di pagamento, lui mi ha detto: vuoi la fattura? Che lui l'ha impostata su un discorso che Twitch non ha un sistema di pubblicità e ha implementato l'embed legale per far sì che i canali crescano. Io lo ripeto che l'embed è legit soltanto quando c'è un sito sotto il tuo dominio, cioè annamanna.it.com, quel che sia, registrato tutto quanto, si invia un form a Twitch, si dice guarda che io metto il player anche su questo mio sito, perché lo si deve annunciare, in modo che comunque si fa tutto in maniera regolare e legittima, tipo EveryEye, tipo multiplayer, e chi più ne ha più ne metta. Io in realtà in questi giorni ho scoperto pure un'altra cosa. Un altro sito che è
Ho scoperto un'altra cosa, raga. Ho scoperto streamer, un asterisco streamer, così non capite, maschio, femmina, così, che aveva aperto un sito di proprio dominio su cui faceva ricadere i bot e dove embeddava la propria live. E non si trattava di ghost bot, come diceva qualcuno, ma di bot che guardavano l'embedding da questo sito, che era quasi misconosciuto, ed è stato pure chiuso in questi giorni perché qualcuno ha fatto uscire fuori questa cosa qua. Furbette! Furbette! Non si buttava il canale, ma il sito su cui era embeddato quella live. C'ho tutto nell'archivio, tutto nell'archivio. Ovviamente questa persona in realtà già in passato mi ha confermato che si bottava, però insomma, a Matrioska, esatto, a Matrioska. Ed è stato chiuso. No, Riccardo Rosario è un top streamer, sì, Svump è un top streamer, quindi non va bene. Qua che c'è da aggiungere questa cosa? Cioè, capito? No, io tengo tutto in testa, ragazzi. Tutto. No, io vorrei invitare. Mi dovevo rispondere a un'altra cosa qua che era stata detta. E ha implementato l'embed legale per farsi. Sull'embedding. Quindi l'embedding è legit solo quando tieni un sito di tuo dominio, lo annunci a Twitch. Menzioni il fatto che il tuo player sarà anche sul sito di tuo dominio, e quindi scialla, every eye, multiplayer, eccetera, eccetera. Tutto il resto non è legit, ragazzi. Basta. Ma qua sputtanation, sputtanation incredibile da fare, però non lo faccio, non lo faccio. Sia mai Dio. No. Ma sto raccogliendo tutto, ragazzi. Tutto quanto sto raccogliendo. Appena mi si viene a rompere di nuovo il cazzo, perché mo adesso la mira non sono più io. Non sono più io che quella che deve essere controllata, eccetera, eccetera. L'ossessione è passata da un'altra parte. Però appena mi si rompe di nuovo il cazzo, poi faccio vedere tutte le cartelline di questo mondo, ragazzi. Sì, che i canali crescano. Io voglio invitare, vorrei invitare a fare il nome, ragazzi, perché giustamente... secondo me è il momento giusto per dire chi è sto soggetto, che ripeto, io non voglio mettere alla gogna mediatica. Tutto bene, Mauri, coniglietto, però sta vorrei bene, che si facesse bene. Uno, un grande esame di coscienza. Due, se lui mi può dire io sto facendo una cosa che è legit, grazie fake, vieni in live e dimostra. Sabrina, grazie mille per l'abbonamento. Tuttururu. Tuttururu. Buongiornissimo, caffè. Un altro mese insieme. Minore 3, Anna. Minore 3 anche a te, Sabri. Minore 3 anche a te. Sono 8 mesi insieme. Grazie mille. Manca un'altra sub per girare la ruota, ragazzi. Manca. Non parli di Vanni Gio. No, ragazzi, ma che c'è da parlare? C'è... No, ma Vanni Gio è proprio, diciamo, alla base della struttura di queste cose. Mercanti, bonjour. Qui si impazzisce, Anna Manna. Preparate, infatti, mo sono riservato un attimo. No, Vanni Gio è palese, l'ha dichiarato e tutto quanto. No, io parlo di quelle persone. Ciao, Checco. Che quermalizia, ma è bellissimo. Che quermalizia. Ma che sono felicissima di averti qua. Selene, ciao, un bacione. Ciao, Selene. Un bacino, scrivi per la prima volta nella chat, interagisci un po' di più. No, che kermalizia mi ha fatto morire, ragazzi, io voglio bene, statevi fermi. No, io parlo proprio di quelle persone che con, appunto, malizia, non a caso è entrato Checco, lo fanno con malizia, lo fanno proprio in maniera infame, lo fanno proprio, hai capito, dicendo chi io? No! Ma quando mai io? Ma io sono cresciuto? In maniera organica, naturale. Sì, è vero che da un mese all'altro, cioè da che stavo a 90 spettatori, sono arrivato a 250-300 spettatori. Ma è una cosa normale, perché io ho portato questo format. Chi cazzo vuoi pigliare per il culo? Intanto arrivano le prove, le cose, tutto, eccetera, eccetera. Poi mess alle strette. No, sì, infatti io... Sì, lo confesso. Mi sono bottat, ma solo nelle ultime 6 live.
di 50 aspetto perché 100 non aveva senso. Queste sono le esatte parole che io ho ricevuto. Capite? Capite? No, ma io sono ragazzi, non mi preoccupate. Io so tante cose, ho tante pure prove, però giusto perché non mi voglio mettere in mezzo ai bordelli, ragazzi, mi sta bene così. No, Federico, non sto parlando, non ho detto né sesso, né genere, né cosa, niente, non fate nomi. Io però so tutto, so pure quello che si andava a dire sui gruppi Telegram su di me, le cose... ragazzi miei, lasciamo stare. No, non voglio fare. Io voglio gossipare sul gossip degli altri. Non voglio creare casini, ecco. Non voglio creare. Però il tema è questo. Ne stiamo parlando. Ma tipo le persone che appena aprono una live hanno 20 spect il giorno prima, può essere anche un caso in realtà, perché l'embedding o il botting si vede sul lungo periodo. Non ti puoi fermare solo ad una live. Purtroppo no, ma vattene a nessuno, Apolide, a nessuno. Ho capito, dobbiamo aspettare la verità scomoda. Non la dirò mai, non farò mai il nome. Però manca una sub per girare la ruota. Mostralo. Allora, vogliamo dare il canale di Twitch? Io adesso non lo ricordo sotto mano, ma sono quello. Ce li ho io anche tutti e due. C'hai tutti e due? Sì. Perfetto. Però uno tipo non lo utilizza e l'altro sì. Con quello di quel, esatto, video, principalmente quello che contatta. Allora, facciamo solo soltanto per mostrarlo a vetrina, ecco. Se volete, raga, i nomi li dico io, dico il nome di quello con cui lui contatta e il nome invece di quello che ci ha fatto vedere anche nel video di Matt delle notifiche del canale. Certo, guarda, l'unica cosa io, se voi, sia noi stessi, se voi me li dite, io li metto in ricerca, così li metto in sottofondo, così la gente lo vede. Allora, quello con cui lui contatta in chat e si può vedere tranquillamente anche nel VOD di Matt. No, però io ve lo dico subito, regà, qualunque atto da parte vostra di andare ad attaccare una persona è altamente denigratoria, io la condanno. Come si chiama il bomber? Allora, il bomber che ti contatta in chat... No, raga, non sono pronta. Non. Chat, il nome è The King Bible. The King Bible. Chat scrive con The King Bible. Poi, quando ti mostra le analitiche del canale, ok? Ti mostra le analitiche di un altro canale, ma che ha una costante, perché non è più The King Bible, ma è King e Bible TV. Quindi tra King e Bible c'è una E di mezzo e poi TV. Questi sono i due nomi al momento noti. Quindi lui ha questa costante. Nadrivi, mo se non c'era il coso. Yeah, non capivo. Nadrivi, grazie mille per l'abbonamento. Tesoro, come stai? Tutto bene? Grazie mille, sono 16 mesi insieme. Ti voglio un sacco bene, Nadrivi. Grazie mille. Tuttururu. Grazie, minore 3, grazie mille. Dopo giriamo la ruota, raga. Mi hai messo a infognare, scusatemi. Sto cercando di capire. Dopo giriamo la ruota, grazie mille, Nadrivi, grazie. Vai con lo sfondamento. No, sì. Che mantiene questo nome, tant'è che se vogliamo... E questo parla di follow, boy, non si bottono pochi follower, dico io. Ciao, Nadrivi, grazie. Il re Bibbia, hai capito? Re Bibbia, King... Vabbè. King Bible, fatta Re Bibbia, nome iscritto nel destino. 498, perché non si botta un po' di followers? Così tanto per, no? Aggiungere un altro dettaglio, quando ti contatta su Discord, quando ci parli in privato su Discord, non ha lo stesso nome di Twitch nel nome Discord, ma nella foto dell'utente tu vedi King Bible. Io okay. Lo screening momento davanti con anche il nome utente con il quale tu fai la chiamata su Discord. Ma secondo te, per grande quale Fabio motivo sì fare sta mossa poco intelligente di metterci la faccia quando tu comunque ti stai interfacciando con uno sconosciuto? Perché? No? Perché non è furbo? Perché non è furbo? A meno che non si scopre che quello che fa lui è assolutamente legit. E allora a quel punto prontissimo a rimangiarmi. In realtà non è che l'abbia accusato di chissà che cosa, abbiamo semplicemente raccontato cosa è successo. Pronto a rimangiarmi e a capire perché la piattaforma a questo punto non prende provvedimenti. Appunto.
No, ragazzi, cioè, furbetto ma non troppo, furbetto ma non troppo, cioè, perdonate, fatemi vedere una cosa. Ma no, Anna, come no, Anna? Che cosa, no, Anna? Hai detto ciao Davi e mi è crashata la live, vai, c'ho questa potenza, mannaggia la miseria, c'è di più che non hanno freebootato. Io di solito per rispetto Siddhartha non streamo mai i VOD delle altre persone. Non so se sono sub sul canale di, del Pippega, però anche se fossi sub e se andassi a guardare il suo VOD non lo restreamerei, perché io rispetto la scelta, come magari vorrei io, di lasciare i VOD riservati solo ai sub e quindi dare questo premio a chi si sabba sul canale e spende qualche soldino. Non l'hanno freebootata. Come devo andare a vedere? Pippega, fatemi scrivere Pippega. Questa è Swiss House che ha fatto il freebooting. Però questa settimana, vediamo un attimo. No, non c'è altro. Non c'è altro, purtroppo. E che cosa ha detto in più Siddhartha? Cosa si menzionava di più? È solo l'unico Leo, sono io. Quindi questo mi ha freebootato il nome. Oh, no, 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 no. Quindi, come avevamo detto, King Bibble. Oh, ma che sono curiosa io di vedere. Non lo faccio vedere a voi. Ma è arrivato a 600 follower, incredibile dopo questa storia. Tiene il canale riservato solo agli abbonati, GTA vedo principalmente, tra l'altro queste forme di embedding e di botting circolano tantissimo su GTA, ma un DS, ma per me puoi entrare anche su Discord, Siddhartha, se fai punto esclamativo Discord per me puoi entrare, questa persona non è nuova di questo mondo. Fatemi vedere un attimo. Ma poi dico, ma ci metti la faccia, ci metti... Poi queste informazioni sono rintracciabilissime da qualsiasi altra parte, manco a essere intelligente, ti fai, ti sbuciardi da solo come se nulla fosse. Fatemi vedere. Eh sì, vabbè, tiene l'account privato. Mi dia un minuto, ma certo, non ti preoccupare, con calma Siddhartha, ci mancherebbe altro, intanto apro Discord. Ma quindi non ho capito esattamente cosa c'entra King Bibble, scusate sono appena arrivato, Polybius è praticamente questo che contattava le persone e che, a cui prometteva la vendita di un pacchetto su follow, su bot viewers, sub addirittura e bits, una cosa incredibile. Quindi intanto sto in stanza, sto in stanza su Discord. Entra in attesa live se ci sei, Siddhartha, in modo che poi ti sposto sulla, nella sezione live. Anna, ti chiedo scusa per averti fatto scoprire i video dei Playlover 2 anni fa, RIP. Federico? Ma in realtà i napoletani di Torino me li hanno fatti conoscere. A meno che tu non sia uno tra i napoletani di Torino. Raga, io ricordo tutto, ricordo tutto. I napoletani di Torino mi avevano fatto conoscere i Playlover. Sono delle persone, un utente che però non so se sei tu. Capito, grazie mille. Sì, Checco Ermalizia, perché tu streami, Checco? Quando trasmetto GTA mi è capitato che mi scrivano in chat personaggi poco chisri. Poco chisri, poco chiari forse. Poco chisri. Che questa persona non è nuova di questo mondo, quindi è una cosa recidiva. Ma magari, boh, non lo so, che cazzo fa questo? Ti dice, vendo il pacchetto... Ah, eccoli, Siddhartha e Checco. Salve! Sera. Salve. Buonasera, salve. Buonasera. Allora, io ho visto un po' il tutto e ovviamente sono dinamiche che più o meno io conoscevo, però non conoscevo la persona in questione che vi ha contattato. Non lo so, Checco, anche tu sei stato contattato? A parte da dei gran follow bot e persone che con account che creavano e poi ovviamente cancellavano e
scrivevano ti stiamo guardando, ti seguiamo ovunque tu vada. Dai, sei andato pure bene. Sei andato pure bene, Checco, che a me invece di solito mandavano messaggi tipo troia puttana F-word, N-word, quindi sei andato pure bene. Quello quando startavo le live, a me, diciamo che tramite le GIF scrivevano con le lettere le parole bannabili, ragazzi. Ah, ecco. C'è proprio una fantasia, veramente un applauso, però no, cioè... no, grazie. No, vabbè. Siddhartha, è un piacere conoscerti. Piacere mio, Anna, piacere mio. Ho seguito ovviamente la live, ma cosa veniva menzionato più? Perché tu hai detto quasi che c'è della recidività da parte di questa persona, un certo... che cosa allora, ci puoi dire in più? Se tu vai su YouTube e cerchi Leo Sway... No, è lui, lo conosco! esatto. Era il ragazzo che faceva tipo le truffe su Fortnite, non so se ti ricordi. Come no? Raga, è Leo Sway! No, gravissimo! E quindi... e non solo, poi abbiamo avuto anche altre testimonianze. Comunque c'è un video, mi sembra... Se tu scrivi Grieport scandalo Leo Sway, trovi tutto il video montato e si vede benissimo sia lui e poi noi facendo uno più uno, perché comunque lui ripete sempre caro. In più è De Re Bibbia, quindi c'è un accento romano marcato. Abbiamo fatto uno più uno e siamo arrivati a sta cosa qua. Quindi è stato un po' l'easter egg di tutta la... Ma quello un paio d'anni fa era un ragazzino, ma pure mo' immagino che... Allora, lui a me mi ha detto di essere un 17enne, però poi facendo i conti, a questo punto esce che abbia 19 anni, più o meno. Sì, ragazzi, vi posso fare una domanda? Certo. Ma confermate tutti quanti che questo problema si è intensificato, a parte, vabbè, è il discorso pandemia, bla bla bla, ma da quando tutti quanti hanno iniziato a vivere molto il mondo di 5M e del roleplay, GTA... No. Esisteva già da prima, in realtà, cioè ci sono persone che non portano GTA e che comunque si abbendano e si bottano. Però sì, so che c'è un determinato giro su GTA che purtroppo mi ricorre un po' anche a questi sotterfugi. Se posso dirti, la maggior parte dei canali che lui... Perché lui scorreva veloci i canali e diceva questo si botta, io ho riconosciuto qualche nome... E qualche viso, perché magari era uno streamer che non conoscevo. Però posso dirti che la costante è che un sacco dei canali portavano GTRP. In più dalle sue analitiche e da come poi lui confermava, cosa che anche nel video fributato non è stato detto, è una cosa che avevo detto io, le sub che lui dice di farti arrivare e dall'analitica del suo canale risulta che sono tutti Prime. Tutti Prime. Ma tu hai capito un pochino questo sistema? Michael, grazie mille per l'abbonamento, benvenuto, bacino, grazie mille Michael. Ma voi sapete più o meno come funziona questo sistema di bottare le sub o i bits? Allora, lui te lo propone come un pacchetto. Sì. Poi in chiamata lui ha miscliccato una pagina, quindi ha cliccato un'altra parte, io ho visto la condivisione schermo e ho visto che c'era più di un sito aperto. Quindi prende i bot da una parte, i bit da un'altra ancora e le sub è l'unica cosa che mi è rimasto il dubbio. Però sapevo già, anche parlando con Voce Narrante in privato e in live. Ah, lo Just, conosci Voce Narrante? Sì, abbiamo okay, parlato. Top. L'ho conosciuto in live da te. L'ho conosciuto in live. Ok. Quando tu hai fatto la live, diciamo, dell'embed con Vanni e tutto, io già ero in contatto con questa persona, solo che non ne avevo ancora parlato perché stavamo aspettando, diciamo, di fare la mossa L stile Death Note. Sì. Le sub è l'unico punto interrogativo, però sapevo che esistono siti che vendono sub a prezzo minorato e sono tutti Prime. Chissà perché Prime, chissà perché sono gratuiti. Forse la prova gratuita. Però comunque il Prime deve essere ricollegato ad un account Amazon Prime e quindi si paga comunque sull'Amazon Prime, cioè su Amazon. Teoricamente quindi... sì. Io sapevo in realtà
che, ma perché questo discorso uscì più o meno verso l'estate, che per quanto riguardava le sub, non ti dico i bits, ma per quanto riguardava le sub, c'erano dei server non italiani su cui potevi acquistare un tot di sub a prezzo minore di quanto costino in Italia. Tipo, per esempio, noi paghiamo a sub a 3,99, tu potevi prenderti un pacchetto che in quella determinata nazione costava 1,20 euro, per dire, gli italiani 1,20 euro, e quindi c'era un deprezzamento. Così io sapevo. Però i poi bit così, non... anche i bit. Bit lo posso certificare perché ho visto pacchetti da 10k bit, 20.000 bit al prezzo molto molto minore di quello di Twitch. Ah, allora non mi avevano detto una stronzata, esistono queste cose. No, no, comunque io la maggior parte delle cose che sono riuscito a, diciamo, a portarmi a casa sono tutte dominio prettamente russo. Ok, no, no, ma io sapevo di Leos Way che faceva queste cose già anni fa e che purtroppo, che venne anche quasi sbugiardato in live dal Cerbero. E pensavo che avesse smesso, no? Visto che comunque bene o male gira il tuo nome, la tua voce, tutto quanto, così si riesce a risalire, ad identificarti, a capire chi sei. Smettere di fare delle truffe del genere sarebbe stato sicuramente ottimale per la sua dignità, per la sua persona, ma se comunque ha continuato e continua a fare queste cose è preoccupante. Il mio ambito però... diciamo è recidivo. È recidivo, sì, va fermato, sì, però. Sì. Comunque, se ti interessa, nel video a 4:15 c'è proprio la clip dove teoricamente viene sputtanato in live. Mi sembra proprio dal Cerbero, se non mi sbaglio. Come devo ricercare la clip, quella là dove tu mi hai detto quella. Vuoi che te linko il video? Va bene, va bene. Oppure se mi dici come si intitola, come si chiama, lo guardiamo. Mastro Ciccio, tu pure hai detto che ti sei stato contattato da una persona e ti voleva vendere un pacchetto, così è la stessa persona? Per piacere rispondimi, greve Anna. Ti sto rispondendo, ti sto sentendo, Mastro. Ciao Danoccolo. Come si chiama il video, Siddhartha? Te l'ho mandato in privato su Discord. Ok, privato su Discord. Se vuoi il minutaggio è 4:15, diciamo, è dove si capisce bene che effettivamente le persone di cui ti sto a parlare con base. Cosa che c'è? Okay, e qua okay. È stato un utente in chat da Pippega, un certo spezzatino, che ha detto: ma io l'ho riconosciuto, non è quello. E lì c'è stato proprio l'esploit del momento. Da come dice Mastro Ciccio, per piacere rispondimi, ci stavo parlando ora e ho chiesto se fosse Leo Sway, mi ha bloccato su Telegram. Perfetto. Attenzione. Perfetto. Perfetto. Cioè, ma... Come si chiama su Telegram Mastro Ciccio? Così lo diciamo pubblicamente, diciamo pure alle persone di non contattarlo e di non fidarsi. Vi posso dare le prove subito. Va bene, se vuoi, Mastro C. Allora, vedo un attimo il video, ragazzi, in modo che contestualizziamo un attimo, descriviamo di chi si parla, perché non tutti conoscono Leo Sway. Comunque è scandalosa, sta cosa. Fidatevi che è veramente scandalosa. Io da spettatore. Questo è Leo Sway, ragazzi. Questo ragazzo che sta parlando, che si sente, no? Non c'ha nemmeno una voce matura, per quanto mi riguarda. Ma questo video è di 2 anni fa. La voce del popolo, Leo. No, quello che vorrei. King People si chiama. È Leo The Official, dica. Belli. Ciao Ivano. Buonasera. Oh, uno che mi pare lui. Un tono morente, prego. Leo Sway. Grazie Fili 97 per il sub. Ciao, oh, ciao bello. Dici. C'ha 1205 sub. Ma vuoi mettere in inquadratura buona? C'ha ancora la tendina, c'hai là dietro. Cioè, per favore, un po' di... Cioè, cazzo, no? Vabbè, su questo non posso dire nulla, è vero. Dimmi questa critica, te so. Ogni volta, tipo, tu quando c'hai... Ma non mi sembrava la stessa voce, però. Cioè, dal Cerbero mi sembra la voce di un ragazzetto, quello da Ivan, di una persona un po' più matura. Non lo so, ragazzi, avete la stessa impressione oppure è cresciuto? No, ma Ivan stava ancora nella stessa casa, cioè nella casa di prima.
ha fatto lo Anna, parliamo del 2018, per lo so, lo so, ma da Ivan era più o meno lo stesso periodo dove cercava di ingraziarsi sia Simone che Marra. E dopo c'è, dopo mi sembra se veda anche personalmente, te posso assicurare che è lui 100%. È lui, ok. Le camicette si sbottoni sempre in bottone, sempre giù. Ogni volta dove chiudo la live pare che sta iniziando un porno in live. Cioè, ma perché? Avevamo capito che c'hai i muscoli. E che cazzo? Beh, c'è ragione, bro. Fino a 2 anni fa stavamo su Discord tutti essi insieme a Velox e Lama a fare i nascondini. Come ti chiamavi all'epoca? Sempre Leo The Official. Noi ci sentivamo 3-4 anni fa, nel 2016, nel 2017, su Black Ops 3 persa. Bei tempi. Mamma mia, i soldi che ci ho fatto. Comunque, sì, tu sei maggiorenne? Io? Sì, 18 anni appena compiuto. Ah. Ma quanti anni c'hai? Pizza? Io? Ne ho fatti ieri 15. Vabbè. Madonna mia. Quanti anni? Eccolo. Ciao, miseria. 13 e mezzo. Cioè, fino a 2 anni fa stavamo su Discord tutti essi insieme a Velox e Lama. Sembra che dopo si veda anche meglio, eh? Dopo si vede anche meglio. Leo Sway ti hanno scioccato, che hai provato a dissare, addossare Matteo HS. Sei certo, Erdig. Ma 250 euro mandato, che fai? Non lo rifiuti? Cioè? Ah, oddio, non rifiuti. Ma cioè lui ti ha dato. Lui ha dato dei soldi affinché tu lo dossassi per fare spettacolo. Non so di cosa tu stia parlando. Pezzi. Ma che ne pensi del gorilla? Il gorilla? È grazie per l'altro a 50 che mi hai regalato, bro. Grazie mille. Greve. Naso sta cosa. Michela, grazie mille per l'abbonamento. Buon pomeriggio, Anna. Tesoro, grazie mille. Streamlabs purtroppo non collabora e non funziona. Perdonami. Ti ringrazio un sacco, Michela. Grazie mille. Mua, bacino e cuoricino. Grazie. Che ha detto? Che Ivan gli ha dato 50 euro? Mille, brother. Cioè, è questo? È questa la faccia dello scammatore seriale? Lui? Sì, sì, Anna. E poi abbiamo anche chiamato l'altro ragazzo, non mi ricordo come si chiama, Gavina forse. Dark Gavina, chiamato... sì, lo conosco. Esatto, l'ha chiamato in live Pippo e ha visto sto spezzone di video che mi sembra sia proprio a 4.15 e ha confermato sia lui. Sì, sì, a 4.15. E ha confermato che è lui. Sì, 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 sì. I miti di Fortnite è stato fregato, diciamo, dal qui presente Leo. Veramente grave. Ma a lui non gliene fotte proprio un cazzo. Cioè, non, cioè, lo sai che facendo queste, cioè, non è regolare fare queste cose, non è legittimo. Non... No, cioè, se ne si rende conto. No, addirittura, come ha raccontato Siddhartha, questa persona ha presentato la partita IVA che forse è associata ai genitori, perché giustamente... Poi alla fine me lo ha detto, poi l'ho detto anche in live da Pippo, me l'ha detto che la partita IVA è della mamma, però lui mi ha fatto vedere sia codice fiscale della mamma, sia carta d'identità sua, non scaduta, c'è anche a precisarlo, cioè mi ha dato il numero di telefono, mi ha detto anche se, siccome io abito in provincia di Roma, ha detto se vuoi ci possiamo anche beccare persona. Tu sei di Roma, Siddhartha? Provincia, Civitavecchia. Ok. Beh, è gravissimo, soprattutto se i genitori non sono a conoscenza di questa cosa. Magari pagano loro il prezzo delle malefatte del figlio. Peggio ancora mi sento se sono complici. Esatto, qua... questo non lo potremmo sapere. Se poi l'azionà, però, non sapremo mai, tipo. Contattare la signora, signora, suo figlio, così, niente, tanto sia nome, cognome, no? Comunque, non so se... Scusa se parlo, Anna. Vai, vai! Lui è molto sicuro di quello che fa, nel senso che lui mi ha detto guarda, perché ti faccio vedere la faccia? Perché ti faccio vedere la carta d'identità? Perché io non rischio niente. E, se fossi a rischio denuncia, perché dovrei mostrare i miei dati? Invece scusami, li mostro su quale basi questo dice non rischio niente?
Io non lo so, io non lo so. Ma però quando lui mai? È molto convinto. Lui è molto convinto di questa cosa. Cioè, nel senso, fa proprio pressione su questa cosa. Ha detto, guarda, io sto tranquillissimo, vedi, non rischio niente. Lo so che non rischio niente perché ho parlato anche con chi, diciamo, gestisce la partita IVA e tutto quanto. E so che si può fare. Questi account che lui compra sono tutti fittizi per fare tutte ste robe qua. Cioè... Ma ecco, come fai a dire che non stai rischiando niente? Ma non credo niente? Siano fittizi, cioè nel senso, lui anzi si palesa pure con i suoi account. Sì, si palesa e soprattutto poi lui mi ha specificato che non botta le live, embedding, e poi botta i vari siti. Praticamente ho visto che esistono vari domini chiamati nella stessa maniera, solo che cambia il numero finale. Quindi, che ne so, XYZ 3, 4 e 5, oppure sì. XYZ 2, 3, 4. E ne ho beccato uno, sono riuscito ad aprirlo con Tor, che è uno strumento di, sì. Che ci ho associato a un browser, e c'era una live effettivamente bendata, non so di chi. Offline, però c'era una live. Non era un canale italiano, però c'era una live all'interno. Infatti qua dicono non è arroganza, non è sicurezza. Ma infatti non è vero quello che dice questo ragazzo, è tutto sicuro di sé, cioè, Mastro, tu che sei entrato, ci sei, che dici che stavi parlando appunto con lui, e alla tua domanda sei Leos Way, quello ti ha un secondo, va bene Mastro. Va bene, comunque, vabbè, finiamo un attimo il video, vediamo un secondo. Tanto è finito. Perché lui offriva questo sistema di scommesse. Tanto è finito. Lui, tu potevi donargli dei soldi, ti mettevi d'accordo con lui, facevi una partita, e poi chi vinceva pigliava i soldi. Mastro? Sì, eccomi. Tieni la live mia accesa. No, l'ho levato l'audio. Ok. Che dici tu, Mastro? Allora, no, io in realtà l'avevo contattato, ecco, stamattina, perché ho visto anche il video, ecco, avevo visto la live, però non sapevo il nome, ecco. E per mia curiosità l'avevo contattato per capire un pochino la situazione. E la cosa più grave, ecco, in assoluto, che ci stavo parlando adesso, ho chiesto, ma tu sei Leos Way? Mi ha bloccato e ha mandato due audio sul suo gruppo Telegram, che non voglio far sentire in live, però... Certo. Li posso far sentire, ecco, e anche confrontare la sua voce con la sua voce attuale con quella precedente. Comunque io posso confermare che questo ragazzo qui ha fatto delle truffe in passato su Fortnite alquanto gravi, cioè ci stanno anche dei video a dei ragazzini, a dei o persone adulte. No, proprio di un altro youtuber abbastanza conosciuto, ecco, sul mondo di Fortnite, che è stato truffato. YouTube, vero? Sì. Ah? Di YouTube, vero? Sì, no, di YouTube. Lui già all'età pure di 14-13 anni già faceva questo, ecco. Già truffava, perché chiamiamo le cose per il nome che meritano, no? Cioè già faceva questo, ai danni di uno con un youtuber famoso che porta Fortnite. Youtuber abbastanza conosciuto dai ragazzi, ci sono pure dei video suoi vecchi, ecco. Infatti l'avevo pure contattato perché gli volevo dire di questa cosa. Poi Anna, non so se è rilevante, a me mi ha riscritto ieri. Ah, che ti ha detto? Perché ha visto la live con Pippo, no? Sì. Non è che mi ha detto... chissà che, nel senso di mi hai sgamato e tutto quanto, mi ha detto, cioè mi ha proprio scritto con un'educazione strana, perché mi ha fatto strano, ha detto guarda, a me mi dispiace che tu la pensi così, però ricordati questa cosa, se vuoi parlarne anche con gli altri ragazzi, con Pippo e tutto, ricordati che se ci metto la faccia è proprio perché so quello che faccio. Quindi ha semplicemente ribadito quello che ti stavo dicendo prima, cioè nel senso che lui è straconvinto di sta roba, non è che mi ha detto, mi ha bloccato, mi ha detto guarda scusa, m'ha detto ci vorrebbe un avvocato che mastichi più o meno cose che riguardano questo mondo per spezzargli tutte le sue convinzioni. E Pippo si è limitato a invitarlo in live da lui e ha detto faremo una live con Siddhartha. Ma invitate pure un avvocato, raga, cioè in modo che comunque cioè, perché voi come potreste rispondere, sapete in materia di non lo so, giurisprudenza,
esatto. Perché comunque ci vuole una figura, no, che sia professionale in tal senso, e dire no raga, guarda che tutte queste tue convinzioni in realtà possono essere denunciate, o potresti rischiare qualcosa da un punto di vista giuridico e legale. Io volevo aggiungere una cosa, scusatemi, questa persona qui, già quando io, perché sono entrato anche nella live di Ivan per parlare di questa cosa, ecco, quindi la conosco abbastanza bene, questa persona qui stava anche su Twitch e faceva stream dove c'era, io non sono molto esperto di Fortnite perché non mi piace, ecco, faceva delle sfide con i sub e tutto, prometteva dei soldi, se lui perdeva doveva dare dei soldi e alla gente non ha mai dato quei soldi, ecco. Abbiamo parlato anche di questo. Lui faceva così, per esempio, e giocavano, diceva per esempio tu metti 5 euro, io metto 5 euro, e chi vince si prende tutto il piatto, mettiamola così. Lui poi scammava i soldi, bloccava eccetera. Comunque quello che, parere mio personale, poi è veramente talmente tanto soggettivo, è che quello che fa adesso è veramente molto più grave dei 5 euro rubati su Fortnite. No, che ma non nonostante ha tutto, 5 euro, sì, sì, no, nel senso che proprio l'intento è proprio diverso, secondo me. E quando vai a toccare tematiche anche rovinando il lavoro delle persone, secondo me si attiva una meccanica un po' diversa. Diciamo che se a un ragazzo rubi 5 euro e lo rubi a 1000 persone, una persona non si muove per 5 euro. Se Anna fai rovini il lavoro, sì. Anna rovini il lavoro a un Pippega o qualsiasi canale X, e inizi a rischiare veramente tanto e seriamente. Ma tanto non lo fa, cioè lui lo fa solo nel momento in cui ha la certezza di ricevere dei soldi vendendo questo pacchetto di botting, quindi cioè non è che lo fa perché gli va, perché per sfizio, cioè se lui ha la certezza e la sicurezza che può ricevere e cavarne qualcosa in soldi, non verrà mai a bottarmi gratuitamente così o verso qualcun altro se appunto non riceve nessun pagamento, che poi immagino che lui debba pagare poi questi pacchetti di conseguenza, no? Quindi c'è un investimento di soldi. Lui si è fregato anche su un'altra cosa. Diciamo i miei punti di forza sono stati quelli di guadagnare un giorno di tempo per parlarne con chi di dovere. Fatto bene. E soprattutto ha sbagliato perché, diciamo, è entrato nella particolare confidenza. Secondo me nasce dal fatto che tutti e due abbiamo un accento romano, quindi si è trovato un po' a casa. Mi ha detto, siccome si paga sta cosa qui, e permettimi Anna se lo dico, non è che sono stato scammato. È una cosa fatta a tavolino. Sì, sì. Sì, 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 lo so. L'ho detto anche in live da Pippo. E lui poi dopo mi ha detto, no, sai perché? Io prima prendo i soldi e poi li pago questi servizi. Quindi era talmente tanto scontato che lui prendeva i soldi e poi pagava la metà di quello che... Esatto, perché su 200 euro magari lui qualcosa ci deve ricavare. E quindi penso che non venivano investiti tutti i 200 euro, ma forse 50 euro, 100 euro esagerando, forse. Proprio 100 euro, raga, quindi gli altri se li intascava. Poi tra l'altro anche, non lo so, è anche offensivo alla capacità cognitiva altrui, perché questi pacchetti qua si comprano tranquillamente sui siti, ci stanno siti liberi da cui si possono tranquillamente acquistare, e non a 200 euro, ma a 50 euro ad esempio, e non lo fate ragazzi se streamate. E poi Anna, ti ricordi nel video che hai visto della live di Pippo, in cui dico volevo due certezze, il fatto che tu mi potessi dare il controllo del numero dei spettatori e soprattutto che non parlasse con persone del network. Sì. Diciamo, noi abbiamo deciso di intervenire quando lui ha contattato un altro ragazzo del network, che sarebbe il primo ragazzo che ha parlato nella live, Metcom, e gli ha fatto il nome mio. Gli ha detto, sai che anche un ragazzo del network ha già acquistato questo servizio? Ne siamo parlati, abbiamo contattato Pippo e abbiamo tirato su tutta sta roba. Quindi è stato proprio una gabbia. Fatto uno più uno. No, Sara non ha acquistato il pacchetto, appunto questo ha detto Siddhartha. Cioè, lui voleva la prova, la certezza, lo stava testando. Diverso. No, scusami Anna, io l'ho pagato, cioè io ci ho rimesso dei soldi, come network ci abbiamo rimesso dei soldi, però come era una cosa che abbiamo... Io questo non ho capito allora, perdonami. Oh. Ecco, siccome lui ti fa una pressione, diciamo, e la butta sulla velocità della decisione, me lo devi dire subito, perché sennò io devo andare via, guarda, lasciamo perdere, allora non fa... Io gli ho detto, no, frate, io te li do i soldi,
noi ce li, cioè, il pensiero nostro per smascherarlo era l'unico modo, era fingermi una persona interessata al 100%, e abbiamo speso qualche soldo. Abbiamo speso qualche soldo, perché sennò lui non sarebbe mai venuto allo scoperto, perché se tu gli inizi a dire guarda però mi fai una prova, lui ti chiude la chiamata in faccia, come aveva fatto con Matt e come aveva fatto con altri. Noi, sapendo questa cosa, che lui la puntava su sbrigarsi, su dare la risposta subito, io ho fatto pressione su questa cosa, gli ho spiegato una situazione particolare, gli ho detto guarda mi serve un giorno, dammi un giorno per raccimolare i soldi e dirgli sì guarda lo voglio fare, ti pago, ok, l'ho pagato. E diciamo che è stato, mi piace vederla così, un investimento giusto, nel senso, se è servito a smascherare una persona. Vuol dire quanto hai pagato? L'ho detto in live, 200 euro. 200 euro mamma mia, questa persona, ecco, ti deve ridare 200 euro, cioè... Esatto, ecco perché voglio sottolineare che non sono stato fregato, ma sono stati soldi che abbiamo scelto di dare a questa persona per farlo cadere in questa trappola qui. Se no non si sarebbe mai arrivati a farlo esporre così tanto e non avremmo mai capito che si parlava delle Usway. Diciamo che è stato, mi piace come ti ho detto vederla così, un investimento a lungo termine. Un investimento a lungo termine, anche fatto un po', no, per fare giustizia, non lo so, per una questione morale, etica vostra, per dire, guardate, era una situazione in cui per fare uscire fuori per fare davvero questa situazione, purtroppo hai mai pagato. Lui continua a fare queste cose, cioè non è che si ferma qui, ecco. Cioè, con me oggi posso dire che, cioè, effettivamente mi sono finto a essere quindi uno streamer. E non sono andato nello specifico perché voleva sapere chi fossi, però mi ha detto che faceva ancora questi servizi, non è che gli è servita questa... Sì, però già il fatto che l'abbia contattato tu è un po' diverso dal modus operandi che utilizzava lui di venire in live, ti diceva ciao sono uno streamer con 400 sub, sei veramente bravo, non capisco perché tu che parli così bene o hai questa qualità... Leos, passa pure di qua, parliamone, magari non lo so, voglio investire pure io... Cioè, no, ragazzi, è incredibile. Quindi sì, era lui che cercava. Questo era il suo modus operandi. Sì, guarda, sì, anzi, te teneva proprio, come ti posso dire, utilizzava un approccio molto amichevole, nel senso, ma sei bravissimo, ma perché? Non ti sei mai domandato perché non riesci a crescere? Ci sarà un algoritmo che non hai capito? Frate, io l'ho scoperto, io lo faccio di lavoro. Quindi il discorso che lui ti fa è veramente imbastito, quindi nulla togli a Mastro, però già che l'hai contattato tu, secondo me lui... E mi ha scritto ieri, ripeto, e quindi sa che su Twitch si parla di questa cosa, è partito un po' prevenuto. Ti dico che se tu fossi stato contattato sarebbe stata una situazione totalmente diversa. Lo penso anche io, c'è la Polite che dice abbiamo un manipolatore. Anche il video, che non abbiamo mostrato, ma abbiamo anche il video recato della chiamata con Discord. Ah, top, infatti. Vabbè, lui prosegua con questa sicurezza, però intanto si sta facendo veramente una nomea bruttissima, fino a quando poi non si arriverà che vi devo dire, ad avere una soluzione, a ricercare una soluzione da un punto di vista giuridico. Poi là voglio vedere come continuerà a fare l'arrogante e quanti soldi deve alle persone, che poi ci sarà anche una valutazione della perdita di questi soldi e soldi da restituire, perché così in realtà si procede. Quindi insomma, vabbè, mi dispiace per questa cosa, per questi soldi investiti in questo modo, però comunque avete aiutato a far uscire fuori una determinata situazione e quindi l'avete fatto un po' per il bene di tutti. Sì, anche perché comunque io ho seguito io ti ho seguito anche tutta la vicenda, come ti dicevo prima, del discorso di Vanni, eccetera. Quindi ho visto la live dai Bob e una cosa che voglio smentire, che aveva detto il tecnico streaming dai Bob, è che dice che i suoi guadagni, le analitiche del ragazzo che mostra sono false perché sono modificate con ispezione. Assolutamente no, perché lui, quando ho fatto la chiamata Discord, ha fatto il login davanti a me e ha refreshato 3 volte. Ah. Quindi... secondo me qualche sub finta, bit finto, lui se l'è givato, mettiamola così. Quindi questo sistema lui l'ha trovato effettivamente. Ecco perché la cosa è più grave di quanto si pensa. Perché se l'ha trovato lui, che effettivamente l'ha provato su se stesso e ancora i 3 canali stanno lì, è preoccupantissimo. Assolutamente sì. Certo, c'è da dire che ci vuole un certo ingegno, poi fare queste cose sin da piccolino vuol dire che...
Sei molto abile. Esatto. No, molto abile. Dico, problematica come cosa, però, perché io a 14-15 anni facevo tutt'altro, scusatemi, ma pensavo a studiare, no? A truffare le persone o i bambini. Vabbè. Mettendoci sempre la faccia, però, eh. Mettendoci sempre, e questo è il problema. Mettendoci, non è che se tu mi fai vedere la faccia, allora sei esente da illegittimità o irregolarità o addirittura illegalità. Non è che dici, vabbè, no, io ci metto la faccia e il nome. Sti grandi cazzi, aiuti soltanto di più le persone ad individuare quello che fai. Punto. Però Anna, ti posso fare una non una correzione, posso fare un appunto. Certo, vai. Perché noi la stiamo leggendo in una chiave di lettura nostra, nel senso che siamo contro il bot e l'embed, ma se tu vuoi vendere un prodotto e sei sicuro di chi contatti e sei sicuro che, cioè che mantiene il segreto, fargli vedere la faccia avvalora il fatto che tu effettivamente dai questo servizio, che poi ragazzi, i bot sono arrivati veramente, quindi sostanzialmente lui non è che prende i soldi e te scamma, lui i bot te li manda anche, e metterci la faccia su chi è interessato fa molta più presa. Ah, ecco, secondo assolutamente me, ed è per questo che io tendenzialmente non do mai diciamo, non descrivo mai patologie, condizioni eccetera eccetera, da un punto di vista psicologico non mi permetto perché non rientra, però mi sa tanto di manipolazione, cioè io ti faccio vedere, mi mostro con il mio nome, la mia faccia, ti faccio vedere tutte queste cose affinché io possa acquisire la tua fiducia e quindi poi ricavarci dei soldi, ma il fine è sempre quello, devo ricavare dei soldi da questa persona, punto. Quindi non è un'azione del tutto esponendosi dall'impressione che sia tutto regolare, esatto tizio, esatto, quando poi in realtà anche piccoli streamer lo sanno, no, che l'embedding e il botting non è tollerato, a meno che tu non hai un sito di tuo dominio e quindi ci fai il cazzo che vuoi. Cioè, oddio, manco tanto, però, capì, tizio? Quindi lui agisce così, si mostra, fa vedere le cose che non possono essere... prende la fiducia dell'interlocutore e questo sgancia i soldi. Purtroppo, no, ma il bello è che pensavo che dopo la situazione di Fortnite si fosse un pochino arenato. Ma pure io. Poi quando mi hai detto, sì, dai, è Leo Sway, ho detto, ah... Sì, c'è stato l'esplo anche in live da Pippo, perché un utente è venuto a dirci, oh ma regà, quello è Leo Sway, ma che dici, Cazzo. Abbiamo visto il video e è stato proprio un fenomeno, fuochi d'artificio. Mamma mia. Va bene ragazzi, allora mi fate di una cosa, ma streamate tutti e tre? Io sì, vabbè, sto nel network di Pippo e sì, faccio informazione, sensibilizzazione, porto un sacco di ospiti, soprattutto esterni a Twitch, e proprio un po' per avvalorare la piattaforma, un po' perché è bello vedere le persone coinvolte non dal numero dei spettatori. Quindi ho parlato un po' di tutto, dei disturbi dissociativi di identità, psicologia e inclusione anche dal mondo omosessuale e tutta l'LGBTQ+. E ho Quando invitato vuoi venire strego, sul invitato... canale sei il benvenuto, perché sono argomenti che tratto pure io. Grazie. No, ma infatti volevo rigirare anche i complimenti a te, che sei veramente brava. Oh, ti ringrazio, sei gentilissimo, grazie. Ragazzi, andate a seguire Siddhartha, che se siete su questo canale il mio vi interesserà anche quello che avrà da dire Siddhartha. Che quermalizia. Ma tu streami? Sì, da pochissimo, prevalentemente videogiochi, però partecipo a salottini di questo genere con argomenti importanti. Okay. E quindi fa molto piacere che anche Siddhartha abbia tutto ciò, e quindi penso proprio che... Certo. Però... E Mastro Ciccio, sai che invece tu non streami, Mastro? No, io sono uno spettatore. No, io sono uno spettatore, faccio solo i cazzi degli altri, indago, faccio, perché no. Mastro Ciccio sta un po' con le mani impastate qui e là, così. Ma noi di Salerno siamo così, scusa. Noi di Salerno, ecco, con noi di col plurale maiestatis, a parte che io sono della provincia di Salerno. La voce di attenzione. Sono della provincia di Salerno. Vuoto.
cioè. Va bene, ragazzi, andate a lasciare un follow a Checco Ermalizia, che solo già per il nickname merita un follow. A Siddhartha, mi raccomando, ragazzi, grazie mille per avermi dato delle informazioni aggiuntive. Veramente, esatto. Grazie, Siddhartha. Grazie a te per l'opportunità e spero di essere stato d'aiuto. Quando vuoi, Siddhartha, quando vuoi passare sul canale, mi fa piacere. Va benissimo. Va bene, grazie. Buon pomeriggio, ciao. Ragazzi. Ciao. Buon pomeriggio. Allora, io voglio solo finire un attimo questo video. Top voce checco ti voglio sul comodino. Diana, un giorno sentirà la voce della bestia nella tua live. Io sarò quando vuoi, bestia, quando vuoi. Siddhartha porta però tematiche molto simili a quelle che porto io, per questo mi interessa alquanto. E finiamo sto video, mancano pochi secondi e poi facciamo un raid. Ah no, e poi facciamo, giriamo la ruota. Uscite le prove. Rinnovate gli abbonamenti. Cioccato, sì, raga. Il problema per lui non è essere cioccato, ma figurati, Siddhartha, è un piacere. Non è essere cioccato, cioè lui se ne sbatte il cazzo di essere cioccato, hai capì? Continua imperterrito a fare queste cose qua, ma se dopo anni questa persona continua con questa modalità, con questo modus operandi, c'è un problema. Com'è che ancora nessuno l'ha fermato? Che c'è un problema, raga. Giriamo la ruota. No, ragazzi, è proprio un... Mettiti la maschera da cavallo per 5 minuti. Perfetto, cioè dobbiamo concludere per forza la live con la maschera da cavallo. Devo mettere la maschera da cavallo per 5 minuti. Io soffro, raga, io soffro con sta maschera. Cioè, non si può andare avanti così, con questo cringe che continua. Facciamo una cosa. La maschera no. Ragazzi, uscita la maschera. Metti la maschera. Tra l'altro sto pure tutta rotta qua sotto. Mi farà sicuramente male. Però, a questo punto, in conclusione, visto che dura un minutino, ci vediamo questa cosa su Reel, escort e le fan. In modo che magari mi tenete compagnia mentre mi tengo la maschera. Per carità. Raga, io dovevo staccare mezz'ora fa. Ragazzi, mi raccomando, oggi pomeriggio 17:30 io starto la live, ma alle 18 ci raggiungono Meliador, Dudubi, Joe, Ciocobina, Nashira e il Delmo per Unanimous. Mi raccomando, vi aspetto alle 18 oggi pomeriggio. Io attacco il 17:30, ma alle 18 ci saranno loro. Porteremo il format mensile di Unanimous. Mi raccomando, siateci. È la prima volta che porto questo format. Ne vedrete delle belle, anche belle discussioni, come piace a me. Litigi vari. In realtà io lo vedo come un esercizio dialettico e di convinzione. Siamo sotto shock, sì. Vediamo un attimo sto video. C'è sta pure Lucillona. Lucilla, ma com'è che prima tu con Surri ancora lo devo conoscere, Surri? Luci, ma com'è sta cosa? No, ragazzi, vi voglio bene. Ma perché? Spieghi, Anna, che io non so un cazzo, dico, questo format. Punto esclamativo format. Qual è la cosa più strana che ti è capitata con una ragazza? Cioè, con una ragazza che voleva conquistarti, accecarti, ammaliarti. Ma c'è una cosa che è successa un paio di mesetti fa, che è interessante. No, ragazzi, al pub dell'amico, no. Voglio solo conoscere Surri. No, ragazzi, ancora Anna al pub. Ma io molto spesso non so... Cioè... A parte che Dario Moccia non me se incula, cioè fondamentalmente se avesse voluto farlo, secondo me poteva farlo già in passato, quindi non è interessato. Ma noi non ci pigliamo collera, va benissimo così. Io lo guardo il pub dell'amico comunque, a me piace. L'unica cosa è che molto spesso si parla di anime, manga, io ho difficoltà, mi troverei in imbarazzo. In estremo imbarazzo, perché poi quando si parla di argomenti che esulano da questo ambiente qua, anime e manga, lo trovo assolutamente gradevole, molto molto bello. Mi piacerebbe interagire con alcune persone che stanno lì, però io per esempio non so se ha un invito di un pub ipotetico, raga, se accetterei, se accettassi, perdonatemi, la maschera,
È la maschera. Lo sapete perché? Perché io tanto per togliermi da dosso sta cosa di satellite del Cerbero, e cosa del Cerbero, poi io non vorrei che un domani qualcuno possa venirmi a dire, ma perché il pub dell'amico, scusate, faccio tanto per risolvere una situazione e poi vado ad incappare su un'altra situazione. Sta di fatto, io questo l'ho sempre detto, che gli ospiti del Cerbero dopo l'ospitata, sì, se te li sai trattenere benissimo, va bene, però il passo verso l'oblio è vicino. Chiunque più o meno è andato ospite dal Cerbero un pochino ne ha pagato lo scotto, mentre Dario sa veramente valorizzare l'ospite, e quindi diciamo che il lascito che lui in qualche modo regala tramite questi ospitate è più valevole, secondo il mio punto di vista, raga, perché valorizza l'ospite, non lo ridicolizza, lo valorizza, e questa è invece questo è un punto a favore per quanto riguarda il pub dell'amico. Poi è un ambiente tranquillo, chill, ci sta, è molto fruibile, molto godibile, è bello da vedere. Una ragazza che mi ha scritto su Instagram e che mi ha proposto determinate cose. Non respiro. E mi ha chiesto di firmare un contratto per, diciamo, la natura un po' particolare del... Insomma, mi ha chiesto di firmare un contratto ed è la cosa recente più strana. Ma che... per le malattie, ma perché un escort? L'hai versato contributi? No. Con l'escort è molto più semplice, non devi mica firmare il contratto. E come lo sai? Io non sono mandato ad escort, quindi non lo so. Però. Vabbè, io sì, ne voglio. Vai, man! In questa cosa ti ha fatto eccitare o ti ha detto... Lo sai che lo sì. sapevo, lo sai che lo sapevo. Dì, Carlo, queste stronzate, non so. No, perché. Ragazzi, io qua devo fermarmi assolutamente. Cosa... Perdonatemi, mi devo fermare. Avete sentito che cosa ha detto Surri? Cioè, voi l'avete la percepite la morbosità che c'è dietro? Un mini. Non lo so, come posso dire? Cioè, nel senso. Quella piccola parafilia, un po', no? Detto che l'hai citato la cosa del fatto del... Un mini dirty flex, ma a parte quello. Cioè, proprio... Sentite alla fine che cosa dice. Devo citare. Lo sai che lo sì. sapevo. Vai, man! Sì. E questa cosa ti ha fatto eccitare o ti ha detto... Devo citare. Lo sai che lo sì. sapevo, lo sai che lo sapevo. La cosa del contratto, attenzione. Il contratto... È arrivato il momento, Surri, mo te scrivo subito. Cioè, voglio fare un contratto con te, Surri. Io ho firmato dei contratti quando facevo un pochino la mia stressoide, così, nei passati, comunque, insomma, se puoi intuire un pochino anche dal mio Instagram che è stato recuperato. Voglio fare un contratto con te. No, raga, vi giuro, oggi pomeriggio di nuovo la ruota, ma non giriamo la ruota, oggi pomeriggio se raggiungiamo un tot di sub, cioè 10 mi sembra troppo poco però, vi dico la verità, però io ormai sono quella che lo stalkera, lo fa, però io voglio scrivergli, ve lo prometto ragazzi, pago questo pegno, gli scrivo, ciao Surri, voglio sottoscrivere un contratto con te, voglio fare un contratto con te, Anna Dissing nel Cerbero. Al Cerbero, no ragazzi, perché no, assolutamente, va bene, non fa niente, ragazzi, vi giuro e ve lo prometto che lo faccio, tra l'altro Gianluca sta in contatto col Surri, Gianluca prestami un attimo il cellulare che glielo dico a voce, come in su, sì, io ragazzi, io mi trasformerò in su. Ciao Surri, poi con la voce addossa, almeno un voice mod funziona? Ci sta? Se può fa? Con voice mod? Cioè per... Dossa, tipo una voce... Tipo così, no? Come posso fare? Prova, come sentite voi? Normale? Prova. No, suona la caverna, incredibile. Prova.
Prova. Prova. Prova. Ragazzi, ma... ah. Sì. Sì, così, sì, sì. Ciao, Suri. Voglio fare un contratto con te. Comunque è bruttissimo sentirsi. Ma voi sentite, voi sentite. Ciao, Suri. Voglio fare un contratto con te. Si sente ancora la tua voce. Vaffanculo. Vaffanculo, voice mod. Vaffanculo. Vaffanculo pure a Suri. Vaffanculo, per cortesia. Facciamo il ride. Facciamo il ride. Per un po' si sente anche la tua vocina. No. No, è perché ragazzi, non l'ho settato, ma voglio fare un contratto con Suri. Basta. Mi faccia uscire da voice mod, mi faccia uscire. Che poi è inquietante questo. Ecco, basta. Vaffanculo a tutti, ragazzi. Vi voglio bene, vaffanculo. Come manifestare affetto? Infatti c'è Claudio, l'amico nostro, che è pure amico di Gitano, così, che ha detto: Anna, io comunque ho capito che mi volevi bene quando mi hai detto... Che disse? Oddio, che disse? Io dissi una cosa sulla morte, raga, tipo te possino ammazzare oppure... tipo una cosa gravissima, ero un po' ubriaca e lui ha detto: io ho percepito che tu veramente mi vuoi bene. Tipo gli ho detto: devi morire male, cioè tipo una cosa gravissima, ragazzi, avevo detto una cosa gravissima. A me, io è vero, a volte manifesto il mio mi dissocio, però manifesto il mio affetto prendendomela con le persone. Infamata con amore. Sì, lui ha detto: io veramente ho capito che te voglio bene. Io ho detto: ma io ti voglio veramente bene, Claudio. Il fatto è questo, che io veramente te voglio bene. Pure l'altra sera ci siamo detti quanto te voglio bene, però non ho mandato a morire nessuno. Questo lo dico perché... allora, facciamo un ride a Fabio Z... No, scherzo, ragazzi. Persona. Facciamo un ride a... A... Allora, volete la figa o volete il pipo? Ya, lascio scegliere a voi, poi ci vediamo alle 17:30, eh? Chi volete? No, ragazzi, facciamo un bel ride a Jody. Facciamo un ride a Jody. Facciamo un ride a Jody, raga. Facciamo un ride a Joy. A Joy? Il nome del mio ex? Facciamo un ride a Jody. No, vai. Così, ogni tanto ce lo concediamo un raidino a qualcuno di più grande, su via, dai. Tipo una voce così, che per malizia avete fatto le clip, raga. Dai, andiamo da Jody. Oh, arriviamo però almeno a 100, ragazzi. Mo fate fa figure in merda, vi voglio bene, per cortesia. Cioè, ragazzi, non mi fate fare figure di merda, ma arrabbio, potrei arrabbiarmi, potrei stare male. Cioè, raga, mi fate stare... esatto, almeno 80, ragazzi, ne mancano 4. Mi fate stare male, giuro, veramente, ma piglia male. Cioè, non... grazie, almeno tre. No, raga, mi fate... dai che facciamo una bella figura, porca miseria santa. Non fate i farisei in chat. Mancano 3 persone, su via, andiamo da Jody. Cioè, togliamoci un attimo sta cosa, salutiamo e poi ce ne andiamo. Andiamo a fare il cazzo che ci pare. Dai, almeno 3 persone. Dai, beh, 2, vai. Le 2 persone più fortunate della giornata saranno proprio queste che cliccheranno per andare nel ride verso Jody. Per favore, potete cliccare. 2 persone mancano. Perfetto. A oggi pomeriggio. Ciao, ragazzi.